d'estate. Di dove siete? Com'è che state? Ci state bene in estate? Di dove siete? Com'è che state? Ci state bene in estate? Di dove siete? Com'è che state? Ci state bene in estate? Eccoci qua nel scegliere di mettere la sigla del Tonight Estate. Non sapevamo di scatenare un inferno meteorologico come quello che si è abbattuto su di noi e crediamo anche su di voi in queste ultimissime ore. Quindi insomma un po' con l'ombrello, un po' con i cancelli che sono saltati, un po' siamo rimasti prigionieri dentro la redazione, ma ci siamo. Buonasera a tutti, buonasera a Stefano Pontoni, sì. Buonasera a Marco Taviani, ciao Giorgia, a Gianluca Lena, ciao Giorgia, ciao, ad Alessandro Surza, ciao, ciao Giorgia, tra poco ciao, ci sarà anche il Poma collegato con noi, meno male che non l'abbiamo mandato sulle spiagge, se no lo trovavamo appeso da qualche parte a chiedere salvezza. Questo è, signori, questa è l'estate che ci si pone davanti. Di sicuro è più movimentata l'estate in questo momento meteorologica che quella, diciamo così, di costruzione della prossima stagione per quanto riguarda l'Udinese. Non c'è ancora il nome di un allenatore, non c'è ufficialmente ancora il nome di un direttore sportivo. Quello che è successo nel weekend è stata una cosa che in qualche modo ci aspettavamo, l'avevamo detto, ovvero il divorzio da ufficiale da Fabio Cannavaro. Allora, rivediamo la sequenza dei comunicati e anche un po' la reazione della piazza e poi ne parliamo. Il servizio. Non me lo so spiegare io. Dopo settimane di attesa, la notizia che era nell'aria adesso è arrivata. Fabio Cannavaro non è più l'allenatore dell'Udinese. Il mister napoletano, che aveva risollevato una squadra disperata trascinandola verso una salvezza complicata, arrivata all'ultima giornata grazie al gol decisivo di Davis a Frosinone, alla fine non è stato riconfermato alla guida delle Zebrette. Visioni diverse, mancato accordo sull'ingaggio, non si sa. Quello che è certo è che adesso il club bianconero dovrà trovare in fretta una nuova guida tecnica. Ed è stato lo stesso ex capitano azzurro a comunicare la decisione della società tramite un post su Instagram in cui si percepisce la sua delusione. Con Cannavaro che ha scritto: il presidente Pozzo mi ha comunicato la decisione della società di non continuare il nostro rapporto professionale. Lo ringrazio per l'opportunità che mi è stata concessa e mi dispiace non poter continuare questo breve ma intenso viaggio. Tengo a precisare che da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare in Friuli, una terra che mi è entrata nel cuore, e per questo mi ero messo a disposizione della società in modo incondizionato. Auguro al club, ai giocatori, agli splendidi tifosi i migliori successi. Tanti messaggi di stima per Cannavaro, tra i quali spiccano anche quelli di Lazar, Samardžić e addirittura Zico, che hanno scritto: grazie per tutto mister, il primo, e mi dispiace, grazie per tutto, il secondo. Evidentemente in poco tempo il mister ex Benevento aveva conquistato la fiducia di tutti, in primis della squadra, che l'aveva invece persa nei confronti di Cioffi. In seguito è arrivato anche il comunicato del club bianconero, che recita: Udinese Calcio comunica che Fabio Cannavaro non proseguirà il suo percorso sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Il club ringrazia sentitamente il mister e il suo staff per la professionalità e l'importante contributo dato per il raggiungimento della salvezza. In bocca al lupo a Cannavaro e ai suoi collaboratori per le prossime esperienze. Un divorzio mal digerito dalla piazza, che ora attende il nome del nuovo allenatore. Come questo può finire? E allora, in qualche modo, è stato brevissimo il periodo che abbiamo condiviso con Fabio Cannavaro, ma è stato talmente intenso, ricco di emozioni e di sofferenza e di gioia finale, che inevitabilmente si è creato un feeling particolare con la piazza, che in qualche modo non l'ha presa bene. Allora, io parto con voi dal discorso Cannavaro e poi invece andiamo a quello che saranno le scelte, perché a questo punto ce le aspettiamo imminenti, visto che praticamente in Serie A quasi tutti ormai hanno un allenatore. Chi vuole partire sull'addio da Fabio Cannavaro?
Lasciamo a Marco. Lasciate a Marco, sì. Come potessi. Grazie, siete amici. Hai affrontato un muro d'acqua per essere qua. Sono arrivato a nuoto si per te, Giorgia. Sono aperte le acque per far sì, passare un po' come italiano. Mosè, ho detto aprite che sì, devo andare dalla Giorgia, sì, si sono aperte, sì, quindi. Sì, okay. No, ma tutte a parte. Beh, riprendo il discorso su cui ci eravamo lasciati lunedì scorso. Alla tua domanda precisa, cosa fareste, riconferma sì o no, io ho risposto forse. Perché dico questo, Giorgia? Il voto, il giudizio che do in quelle 5 partite, con quel mese abbondante, il voto è 10, perché ha fatto un lavoro eccellente, però in una situazione particolare, in un momento molto particolare. E quindi, secondo me, a livello di lavoro è ingiudicabile, nel senso che lui è stato bravissimo a venire qua, a portare piccoli, grandi correttivi, ne abbiamo anche parlato, sia a livello tattico che a livello, diciamo così, anche motivazionale o psicologico, su questo non si discute perché probabilmente è lì dove lui è intervenuto maggiormente. Però non abbiamo visto il Cannavaro allenatore. Se tu mi chiedi che tipo di allenatore è, offensivo, difensivo, la costruzione dal basso, possesso palla, verticalizzazioni, non te lo so dire, sì. Perché? Perché lui giustamente in un mese non ha portato, non poteva portare il suo credo. Quindi secondo me la società ha fatto una valutazione, ma io l'ho detto a fine l'ultima puntata, diciamo così, ovvero il 28 di maggio, dissi subito che secondo me la società doveva stare attentissima, prendersi magari un giorno in più, una settimana in più, ma non sbagliare scelta. Perché dico questo? Perché nelle scelte fatte tra teniamo, non teniamo, confermiamo, non confermiamo, senza fare i nomi di Tudor, primo, e parlo dopo la seconda salvezza, parlo del Gotti Ter, e parlo dello stesso Andrea Sottil l'anno scorso, sull'indecisione hanno detto riconfermiamo, però poi sono durati quanto un temporale estivo, tranne quest'anno che sta durando troppo. Quindi detto questo, sì, io credo che la società sa quello che sta facendo, nel senso che non posso immaginarmi che loro sabato pomeriggio hanno detto e adesso chi prendiamo? No, assolutamente. Hanno una scelta, hanno un ventaglio, hanno un'idea, sperando che sia quella giusta, perché purtroppo la sfera magica non ce l'ha nessuno. Grande lavoro, lo ripeto, voto 10, però se non si era sicuri, convinti al 100% di ripartire con Cannavaro, secondo me era giusto fare un'altra scelta, perché almeno un allenatore viene qua, comincerà a lavorare e avrà delle chance. Altrimenti, nel dubbio, alla quarta, quinta, sesta partita, comincia a ragionare, bah, abbiamo fatto bene a tenerlo, era meglio no. Bisogna partire decisi e convinti. Ora, che l'idea forse che Cannavaro fosse l'allenatore che ti doveva solo portare alla salvezza, si poteva in qualche modo ipotizzare dal fatto che nessuno gli aveva fatto un contratto di rinnovo automatico, esatto, qualora, esatto, fosse arrivata la salvezza, no? Contratto. Quindi, era per un mese. Probabilmente che si fosse puntato su di lui solo ed esclusivamente per quel frangente così importante, forse un sospetto ci poteva venire. Sì, io parto proprio da questo principio qua, nel senso che la società da subito, credo, avesse trovato in Cannavaro l'allenatore giusto che accettasse anche quel tipo di situazione lì, affrontata poi molto bene dal mister, ovviamente è stato raggiunto l'obiettivo, però l'idea iniziale della società, e per questo io, Marco ha detto forse, se era da confermare o meno, io invece sono più in linea con quanto ha scelto la società, cioè quello di non andare avanti, di non iniziare un nuovo percorso con Cannavaro, proprio per quella coerenza che si aveva all'inizio. Poi raggiungere l'obiettivo, l'emotività dell'ambiente, che probabilmente si è sentita anche scaldata nel raggiungerlo così l'obiettivo. Certo. È anche umano che qualche dubbio, qualche idea di poter confermare potesse farla nascere anche da parte della società. La società forse ha riflettuto, però poi credo anche dal mio punto di vista giustamente è rimasta coerente all'idea, a quell'idea iniziale lì. Forse anche per pensare di chiudere totalmente questo capitolo della stagione molto negativa per ricominciare ad aprire una nuova stagione e speriamo un nuovo percorso. Ora non so se già collegato, ditemi voi regia con noi Bibi Velluzzi perché non lo vedo negli schermi, prima però volevo finire il giro, allora tra poco andiamo a salutarlo con Stefano Pontoni, la piazza non l'ha presa bene però Stefano, c'è da dire che siamo invasi in queste giornate di persone che si dicono dispiaciute. Sì, molto dispiaciute perché Fabio Cannavaro comunque era riuscito a dare un segnale forte, no, di coesione, anche per come aveva centrato l'obiettivo, no? E comunque secondo me qualcosa lascia Cannavaro, perché lascia
aveva 5 partite a disposizione, però di Cannavaro c'è qualcosa in questa salvezza, c'è, sono quei, certo, cambi pochi ma decisivi. Sai, anche il fatto che comunque lui aveva detto sì all'Udinese, aveva dato la sua disponibilità, che fa dispiacere un po' i tifosi. Però a questo punto io credo che non è che arrivi dopo una rottura, perché ne abbiamo parlato col suo agente, si è sempre parlato di colloqui comunque positivi di queste settimane, quindi non è che arriviamo con una rottura, arriviamo con una presa di posizione, una scelta della proprietà che decide di aprire un nuovo ciclo con un altro tipo di allenatore, è una scelta di non continuità, quindi chiudiamo veramente quello che è stato 2023-24 per aprire qualcosa di completamente nuovo e rinnovato. Dispiace Cannavaro anche per l'uomo che si è dimostrato al di là del campione planetario, perché un campione planetario che magari poteva arrivare, no, con magari un po' di cui puzza sotto il naso, invece veramente un uomo a cui va detto grazie per quello che ha fatto. Bibi Velluzzi, ci senti? Io adesso ti vedo, eccoci qua, Gazzetta dello Sport, ciao! Buonasera a tutti, ciao Giorgia, ciao agli ospiti, sì sì, vi sento bene, ho sentito tutte le analisi di tutti, io sicuramente avrei confermato Cannavaro invece, perché credo che si sia vista anche in un mese, in queste 5 partite più quei 20 minuti con la Roma che sostanzialmente non contano, e anche qualcosina di diverso si è vista, se no l'Udinese non avrebbe fatto tutti i risultati positivi che ha fatto, perché di fatto non ha mai perso con lui. Ci sono varie motivazioni per cui l'avrei tenuto, perché qualcosa ha dimostrato, perché si è creato un buon feeling anche con Gian Piero Pinzi, che rappresentava l'anello di congiunzione con Udine, e quindi questa abbinata funzionava. E perché comunque Udine è una piazza che ha preso molto bene questo giocatore, che comunque ha un passato da calciatore che parla da solo, e c'è anche in questa città una forte influenza napoletana, perché sono tantissimi napoletani trasferiti in Friuli, che quindi hanno, una volta visto, lo hanno apprezzato anche come allenatore. La piazza la devi tenere in conto, e io credo che chiunque arrivi non avrà la pill che ha avuto Cannavaro, che intanto ti ha portato a una salvezza in una situazione in cui eri praticamente morto. Quindi io non so più che valutazioni faccia Gino Pozzo, non è dato sapere il suo parere, perché il suo parere non c'è mai, né il suo né quello di chi lo affianca, che è Claudio Vareggi, che da anni collabora con lui, però non è una figura ufficialmente riconosciuta, però è il caso oggi di dirlo, cioè le persone, anche Giampaolo, il papà di Gino, dice sempre è mio figlio che fa tutto, cioè sono queste due le persone che decidono la parte tecnica dell'Udinese, oltre al servizio di scouting, oltre ai collaboratori, a Carnevale che si è peraltro prestato una volta andato via Balzaretti ad andare in panchina a fare un po' da trade union con la squadra. E quindi sono delle scelte che non si capiscono e che non stanno portando a dei grandi risultati anche nello stesso Watford, mentre il lavoro sui giocatori è sicuramente buono, perché i giocatori che arrivano individualmente sono molto forti, quelli dell'Udinese, il problema è che li devi assemblare e l'Udinese non riesce più ad assemblarle, perché questo l'abbiamo detto tante volte anche nelle vostre trasmissioni, non si riesce a trovare la figura giusta adatta a questo tipo di filosofia, a questo tipo di politica, secondo te? Cioè manca la figura dell'allenatore che faccia in qualche modo funzionare tutto il resto? Mancano tante figure, l'unica figura che ci mette sempre la faccia, e peraltro è bravissimo, secondo me uno dei migliori dirigenti italiani, è quella di Franco Collavino, che è un uomo veramente a tutto campo, a 360 gradi, che fa tutto Collavino. Collavino almeno ci mette la faccia e spesso spiega tante cose, però non è lui che decide principalmente tutta la parte tecnica, appunto. E quindi bisognerebbe una volta per tutte, forse la cosa migliore sarebbe che Gino Pozzo tenesse una conferenza e spiegasse quali sono le sue strategie, forse aiuterebbe tutti a capire
che cosa pensa l'Udinese e che cosa vuol fare. Aiuterebbe moltissimo, perché sennò si sentiranno sempre le voci contrarie, lo striscione che abbiamo visto, i cori della curva, perché non hanno un referente e non sanno realmente qual è la posizione, che sui giocatori è abbastanza chiara, mentre sull'allenatore non è chiara, perché poi, come faceva notare anche Tavian, giustamente sono state fatte a volte delle riconferme che forse non era invece il caso di fare, perché il Tudor è arrivato dopo una salvezza, era un altro Tudor che poi, come è accaduto con la Lazio, si è messo contro i giocatori, perché Sottil si era capito che il fuoco si era spento e che i suoi metodi non piacevano. Oggi io l'ho visto tanto con Ranieri a Cagliari, la figura dell'allenatore è rassicurante e fondamentale per i giocatori. Ora, che non vogliono un urlatore. Certo, allora queste sono tutte posizioni, credo che rispecchino un po', no, tutte le idee che ci frullano in testa in queste settimane, che poi ne è passata, voglio dire, sono passate due da quella salvezza, una in cui eravamo ancora sereni, e già questa settimana qui siamo un po' in mezzo a mille domande e mille dubbi. Quindi io credo che sia tutto legittimo, porsi delle domande è legittimo. Poi ci manca, secondo me, un pezzettino per dare una valutazione sulle scelte, ovvero capire chi sarà il nuovo allenatore. Dopodiché forse capiremo qualcosa di più. Su questo ci arriviamo tra poco. Voglio sentire un po' di messaggi da casa, perché ne stanno arrivando tantissimi, sì, sul tema. Sì, io cerco adesso di andare in ordine per rispettare, insomma, l'ordine con il quale i telespettatori ci hanno scritto. Le priorità, quindi, col numerino. Arrabbiatevi, esatto, col numerino. Vai. Allora, parto. Idelma, ciao amici, sono delusa per il divorzio con da Cannavaro, per me era da tenere. E poi ancora, ma perché non ripartire forse da quella che era stata l'unica certezza di una stagione travagliata? Aveva fatto gruppo, basta vedere i giocatori che lo hanno salutato con affetto su Instagram. Questa è Katia. E poi ancora, tante parole, chiamare a raccolte i tifosi quando serve va bene, i tifosi ci sono e ci saranno sempre, occhio però, perché insomma in questo momento il popolo bianconero, ci scrive Michele, è arrabbiato, perché insomma si pensava potesse continuare con Cannavaro. E poi ancora, dalle parole di Pozzo si era intuito che Cannavaro forse non sarebbe stato confermato, però allo stesso tempo lo stesso Paron aveva spiegato che una stagione come quella appena passata non l'avrebbe voluta rivivere. Speriamo bene, ci scrive Cristian De Palazzolo dello Stella, perché io al momento sono deluso. Vado ancora con questo, con ancora un paio, perché questo ragazzo Gaetano ci scrive: con Cannavaro c'era esperienza e carisma nei confronti dei giocatori, anche di eventuali acquisti che attratti da Cannavaro sarebbero potuti arrivare qui. Speriamo che il nuovo allenatore non sia un salto nel buio. E poi ancora un altro tifoso, Marco da Udine, ci scrive: io ammetto, ringrazio di cuore il lavoro fatto da Cannavaro, ma nemmeno io probabilmente avrei continuato con lui. Ci vuole un allenatore un po' più scafato per affrontare un campionato intero con tutti i suoi alti e bassi. Concludo questo primo giro con la domanda di Roberto, che dice: premetto che con Cannavaro si poteva fare entrambe le cose, tenerlo o non tenerlo. Posso anche accettare l'idea di non continuare con lui, ma in nome dell'esperienza non capisco i nomi che si stanno facendo per la panchina dell'Udinese, perché se si dice che Cannavaro non è stato confermato anche per una questione di esperienza, allora mi aspetto un allenatore esperto, e i nomi invece che leggiamo sono di allenatori che in Italia di esperienza ne hanno zero. Quello è il, questo quello è il messaggio che dicevamo, di il tassello di Roberto, del puzzle che ci manca per fare una valutazione, perché fin qui c'è chi dice sì, Cannavaro non è fondamentale per ripartire, chi, avete sentito, è molto legato al tecnico. Queste sono due visioni che assolutamente ci stanno. Ci manca il puzzle, il pezzettino che ci farà capire insomma qual è la direzione, se si punta su un allenatore straniero, su un esperto, su uno giovane, insomma. Quello ancora non c'è, l'indiziato, no? Sono passate due settimane dalla fine del campionato, ma non abbiamo ancora l'identikit. E questo un po', il fatto di non averlo, destabilizza un pochino, mi sento di spiegare così, destabilizza un pochino, perché dici: ma come, mezza serie, tutta la Serie A quasi si è ormai sistemata e tu rimani ancora con tutti i nomi che sono circolati senza, no? Un indiziato particolare, quindi questo posso capire che destabilizzi in questo momento, non c'è nulla da fare. Poi, per carità, magari domani annunceranno un nuovo tecnico e tutte queste discussioni se le porterà via l'ennesimo temporale, quello di domani mattina. Però insomma, questo è un momento, cercate di capire, interlocutorio, in cui capisco che qualcuno si sfoga, qualcuno non è contento, bisogna un attimo
puoi avere una visione un pochino più complessiva, manca anche un direttore sportivo, cioè in questo momento chiaramente non abbiamo certezze. Allora, sulle panchine di Serie A e su chi potrebbe arrivare, tra poco torno da Bibi Velluzzi. Prima saluto anche il Poma, che è sopravvissuto al nubifragio di Udine, ma si è messo al riparo all'interno, per fortuna. Eravamo preoccupati per te, Poma, buonasera. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera al fantastico studio, buonasera a Rino Busato che è qui con noi, anche lui non si è fatto trasportare dalle onde, insomma, di questo nubifragio. Siamo a Udine, state tranquilli, non siamo più andati al mare, ma siamo nella nostra bellissima Udine. Tra l'altro siamo in un locale incredibile dove abbiamo festeggiato tornando da Frosinone, quindi vogliamo ripartire proprio da qui con questa prima diretta di Udinese Tonight Estate. Buonasera Rino. Ciao Alessandro, ciao Giorgia, ciao a tutto lo studio, anche a Tavian, che vabbè, salutiamo anche lui, e buonasera a tutti. Partiamo dal Black Staff che porta bene. Porta sempre bene, ringraziamo per la grandissima ospitalità, questa grande famiglia. Però cara Giorgia, state tranquilli, perché noi siamo già in testa al campionato, prima che inizi. Più 12 punti, signori, più 12 punti, state tranquilli, i 12 punti di satura del nostro Rino Busato, facciamoli vedere, eccoli qua. Che ti è successo, sì, quindi più 12 punti. Esagerato sabato. Siamo già davanti, siamo già partiti. Ma chi l'ha picchiato? Rino, cosa ti è successo? Finalmente. Sabato, allora via. No, è stata la rissa con Tavian sul cambio dell'allenatore. Avevamo idee diverse. Sì, però alla fine, Rino, mi dispiace, ma le hai prese. Vabbè. Senti, Rino, ma ci dici la tua sulla discussione che abbiamo aperto qui su Cannavaro? Ma guarda, Giorgio, su Cannavaro io ho un'idea molto chiara e penso, come l'ho già esternata, penso che la società, come avevamo detto lunedì scorso, si è presa qualche giorno per parlare, per vedere con l'allenatore, per capire se poi avevano le stesse idee, perché un matrimonio si fa sempre in due. Noi purtroppo dal bar o da altri posti possiamo star qui a dire tutto quello che vogliamo. Io non credo che uno come Gino, con l'esperienza che ha, possa sbagliare l'allenatore, no? Soprattutto dopo un'annata come quest'anno. Probabilmente l'ultimo mese che ha visto Cannavaro allenare l'Udinese e portarla alla salvezza, probabilmente non ha visto quello che lui pensa sia positivo poi per l'Udinese per continuare. Questo è un mio pensiero, perché ripeto, l'allenatore il prossimo anno sarà importante e io credo che non siano senza allenatore, probabilmente staranno trovare gli ultimi accordi per poi fare sto matrimonio. Io la penso così. Anche perché io aggiungerei che tanti contratti di tanti allenatori scadono il 30 giugno, quindi... Scadono il 30 giugno, però se è vera anche la pista spagnola, adesso io questa cosa non la so. Però ripeto, l'anno prossimo l'Udinese ha bisogno di un allenatore importante, perché dopo un'annata come questa non è facile ripartire. E a me dispiace sentire anche molti tifosi che se la prendono anche con la società per il cambio di Cannavaro. Noi non sappiamo cosa è successo in questo mese all'interno della squadra e quindi sai, sì, c'è una salvezza, è una grande salvezza, però sono cinque partite, tu non puoi valutare un allenatore, il metodo di lavoro e comunque pensare quello che può fare per l'anno prossimo con una squadra da sistemare. Quindi credo che abbiano preso la decisione, secondo loro, più giusta. E noi dobbiamo appoggiarla. Ti ripeto, mi dispiace, ho avuto tante discussioni in questi giorni con molti tifosi che erano contrari, ma nessuno conosce Cannavaro. Cioè noi parliamo del grande giocatore che è stato, io sono d'accordo, forse uno dei più grandi, però l'allenatore è un'altra storia e quindi penso che chi ha preso questa decisione l'abbia preso per il bene dell'Udinese, ringraziando Cannavaro che ha fatto sicuramente un bel lavoro. Però ripeto, noi non sappiamo veramente cos'è successo in questo mese, no? I metodi di lavoro, ripeto, anche il progetto suo qual è, no? Poi... ringraziamo anche lo staff, Paolo, Giampiero, ringraziamo tutto lo staff. Quando Alessandro, parlo dell'allenatore parlo dello staff, perché ormai lo dico sempre, l'allenatore non è più quello di 30 anni fa che allenava da solo. Oggi l'allenatore
ha uno staff e quindi vince e perde insieme allo staff. Qua Giampiero Pinzi, non è che lo devo dire io, no? Cosa ha fatto per l'Udinese in questo ultimo mese qua, perché insomma l'hanno visto tutti, no? L'importanza che ha avuto all'interno dello staff, perché è vero, sì, Cannavaro è arrivato qua ma non conosceva niente. E questa è una piazza un po' particolare, soprattutto con la tifoseria, soprattutto con i giocatori, ma l'abbiamo visto in campo, no? Quindi, voglio dire, hanno fatto un gran lavoro, però bisogna pensare all'anno prossimo. E l'anno prossimo è vicino, tra l'altro. È un'altra storia. Quindi, cara Giorgia, è un'altra storia, quella del calcio, ma la storia non cambia quando il Poma va in trasferta, perché come vedete siamo sempre ben forniti. Quindi a voi studio, ricordando che se qualcuno volesse venirci a trovare qui in diretta, la biletta la paghiamo io e Rino, ok? Sì, Rino non è molto d'accordo, però va bene, facciamo così. E tra l'altro fate attenzione, perché ci segnalano insomma diversi danni in città, alberi caduti, insomma situazioni abbastanza critiche, ok? Uscite in sicurezza, guardate prima al cielo se volete raggiungere il Poma, poi valutate bene se è il caso di uscire o no. Stiano pure lì a mangiare e a bere tutta la notte, non è un problema. Rimanete pure lì, mangiate, bevete e magari mercoledì e giovedì uscite, vedete voi insomma. Allora andiamo a sfatare la storia di Di Francesco. Stefano Pontoni, tu l'hai visto a Udine? O ti hanno detto di averlo visto? Dirlo, Stefano. Ma mi mettete sempre me nelle difficoltà. Nel caos. No, ti hanno detto di averlo visto? Più di una persona ci ha riferito questa cosa ed è comunque uno dei nomi più gettonati, chiacchierati. Insomma, nel ventaglio dei 3-4 allenatori di Francesco c'è, cioè, è stato sicuramente contattato. Questo è stato contattato. Come veritiero. Per certo possiamo dire che sia stato contattato Valerio Bertotto, per esempio, questa... la sappiamo noi, ma questa te la diamo io noi, credo sempre. Che non siano nessuno di loro due. Cioè, possiamo dire un'altra cosa detta da noi? Vai. Che l'allenatore effettivamente, come dicevi tu, probabilmente non sarà italiano? Probabilmente non sarà italiano. Allora, vado da Bibi Velluzzi per capire se lui appoggia questa nostra tesi che se abbiamo in qualche modo ricostruito nelle ultime ore, che sarà un allenatore straniero quello che guiderà l'Udinese. Tu che soffiate hai, che indiscrezioni hai, che sensazioni hai, Bibi? Molti dubbi. Io so che c'è stato, allora, innanzitutto c'è stato un incontro all'inizio della settimana scorsa tra Gino Pozzo e Fabio Cannavaro, è stato un incontro a due, un incontro anche lungo, in cui Cannavaro, questo ci tengo a sottolinearlo, non ha fatto alcuna richiesta economica e non ha fatto alcuna richiesta di giocatori. È stato un incontro in cui gli sono stati fatti soprattutto i complimenti per tutto quello che aveva fatto, però gli è stato lasciato questo dubbio, rimaneva questo dubbio. Lui stesso non ha, insomma, forse ben capito com'era la situazione, che poi gli è stata comunicata alcuni giorni dopo. E so che un intermediario ha fatto incontrare Vivarini, l'allenatore del Catanzaro, e ha cercato di farlo incontrare sia con l'Udinese che col Cagliari che col Venezia, che in questo momento sembra quello forse più avanti con Vivarini. So che rimane anche un pallino Semplici che ha un buon rapporto con Claudio Vagheggi e che spera sempre comunque di venire ad allenare l'Udinese, che tecnico-tatticamente si adatta molto al modo di giocare della casa, che è la difesa 3, è sostanzialmente il 3-5-2, che poi in parte Cioffi e poi soprattutto Cannavaro hanno modificato nella parte offensiva. Anch'io sono, insomma, dubbioso sul fatto che possa esserci una pista straniera. Si parla anche di un allenatore che è stato a Watford, si parla dell'allenatore che è stato esonerato dall'Olympiacos. Ci sono vari nomi anche sul fronte straniero, e come hanno detto tutti, solo Gino può sapere cosa sarà. Credo che abbiano un ventaglio di nomi, stiano valutando, perché la scelta a questo punto va ponderata, e quindi scopriremo da un giorno all'altro cosa succederà. Penso che la pista straniera sia una pista percorribile. Non sono anche in questo caso non sono del tutto d'accordo, perché poi hai una squadra nuova, ci saranno le cessioni, parti sempre a handicap, cioè o parti con i 12 punti di Busato oppure parti a handicap, quindi quelli li mettiamo su. Busato li sacrifica volentieri, secondo me, per regalarli all'Udinese.
Sì, te beve la birra quello. Prova, eccola. Figurati. Sì. Vabbè, avete confermo, sentito? Confermo, li sacrifica okay. Volentieri, confermo io. Va bene. Abbiamo sentito, confermo io perché aveva la birretta con una bella olivetta scolana in bocca, il buon Rino. Se non mi avvisi... Sì, sì. Una bella coppia, eh? Li regalo tutti. Li regala tutti, va bene. Quindi già si parte con un buon bottino. Quindi tu se dici, Bibi... Un'ultimissima cosa, sì, vai. Prima di lasciarvi... io credo siano d'accordo tutti, perché tutti lo conoscono peraltro anche molto bene personalmente. Se l'Udinese deve fare una scelta di ripartire, non abbandoni Giampiero Pinzi, che all'interno di quello spogliatoio, all'interno di quel club, all'interno di questa città è una figura fondamentale. Forse l'ha detto Rino, quello che ha fatto Giampiero in questo mese è oltre, cioè è andato davvero oltre, quindi l'Udinese non abbandoni questa figura, a meno che Giampiero non decida di mettersi in proprio e prendere una strada da capo allenatore direttamente, però tenga conto di questa figura che fa il 40% di quel che serve. Va bene, grazie mille Bibi per questo punto di vista esterno, magari ci risentiremo nel corso dell'estate anche per parlare di giocatori, ma ora chiaramente le pedine da sistemare sono prima di tutto allenatore e direi anche forse dirigente, direttore sportivo, no? Quindi insomma si era vociferato in questo caso di Hindler, anche lui avvistato a Udine da molte persone che ha appena smesso di giocare e vuole fare il dirigente sportivo. Però insomma siamo ancora nel campo delle ipotesi, alcune concrete, alcune meno, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Grazie Bibi, a presto! Grazie a voi, buon proseguimento! Ciao Bibi! Ciao Bibi! Ciao Bibi! Eccoci, ciao. Allora, datemi la voce, poi andiamo a visionare e a valutare i tre profili stranieri di cui si fanno i nomi. Anzi, vogliamo andarli a vedere, andiamo a vederli subito, andiamo. Poi apriamo anche il capitolo nuovo allenatore, che allora, tipo di scelte vi aspettate. Sì, sì, vai. Sì. Allora, i tre nomi, vediamo da che grafica partiamo, è abbastanza indifferente, la regia può piazzarne una. Perfetto, allora partiamo da Diego Martinez Peñas, è un allenatore che... è spagnolo come tutti e tre coloro che vi mostreremo, è quello, non è né il più giovane né il più vecchio di questi tre, sta nel mezzo, 1980, comunque giovane per essere un allenatore, 44 anni, come vedete ha allenato insomma anche in categorie minori, si è legato molto all'ambiente Siviglia, quindi con tutta la filosofia andalusa, dal 2010 al 2017, prima come assistente, poi ha allenato la terza squadra di Siviglia, poi il Siviglia Atletico, poi si è messo in proprio e in realtà ha ottenuto ottimi risultati, soprattutto col Granada, l'ha portato dalla seconda divisione alla prima, arrivando settimo un anno e nono l'anno dopo con una squadra che insomma storicamente quelle posizioni non è che le raggiunga con così tanta facilità. Poi ha allenato l'Espanyol per fare il salto la passata stagione, ormai due stagioni fa. Quest'anno aveva iniziato con quell'Olympiacos che poi ha battuto in finale di Conference League la Fiorentina, salvo poi, nonostante un ottimo rollino di marcia, perché in 12 partite ne aveva vinte 9, pareggiata 1 e persa solo 2, evidentemente qualcosa comunque è andato storto, tant'è che tra dicembre e gennaio del 2024 Olympiacos cambia allenatore, saluta Peñas e va poi a vincere l'Europa League. Però non aveva fatto male con i greci questo signore qua. Poi, secondo nome, vediamo chi ci propone. Scusate, la partita che ha perso col Panathinaikos, ha segnato la sua strada, esatto, ne ha persa esatto, una, però un derby che per loro ho capito. Non è neanche un Lazio, sono sostituito dall'allenatore che a Siviglia aveva vinto esatto, l'Europa League che va a vincere la Conference proprio contro la Fiorentina. Poi abbiamo Guillermo Abascal, ecco, questo è un personaggio incredibile, perché è un 89, quindi per darvi un'idea, il Tucu Pereira è un 91, dai. È un coetaneo, è un nostro coetaneo, qualche anno in più di noi, pochi, e anche lui, guarda caso, ha fatto l'esperienza nelle giovani del Siviglia, poi è andato molto in Svizzera, Chiasso, Lugano, Basilea, è arrivato anche in Italia a fare l'allenatore della primavera dell'Ascoli, poi ha preso in mano la prima squadra per qualche settimana, quindi classica permanenza ad interim, poi è tornato alla primavera dell'Ascoli, salvo non fare grandissime cose, e infatti poi è stato accompagnato alla porta, poi è andato in Grecia per qualche mese al Volos e poi, appunto dopo il ritorno in Svizzera al Basilea, l'anno scorso l'ha passato in Russia allo Spartak Mosca, che per il blasone del club è di sicuro la squadra più importante della giovane carriera di Abascal che ha allenato. E poi ancora l'ultimo nome,
vediamo la terza grafica, che è Rodriguez, esatto, Francisco Javier Rodriguez è il più anziano, tra virgolette, perché di anni ne ha 46, è un 78, ovviamente anche lui spagnolo, ha cominciato con l'Almeria, il Murcia, poi il Lugo, il Cordoba, Huesca, con esperienze molto brevi, in un anno per esempio ha fatto più di una squadra, poi il Girona, quel famoso club che quest'anno ha stupito tutti in Liga, che ha quasi insomma lottato fino alla fine praticamente per il titolo con il Real, e poi nell'ultima annata il Rayo Vallecano. Queste sono le esperienze per allenatori che di fatto hanno allenato quasi esclusivamente in Spagna, tranne il più giovane di tutti, che come detto ha fatto molte esperienze in Svizzera e in Russia. Questi sono i tre profili. Ora, con discreta certezza possiamo dire che se ne sono valutati diversi di profili, no? Chi ha visto Di Francesco, chi ha visto, ne ha visti altri passare di qui, Bertotto, si è parlato di Barone, si è parlato, insomma, di nomi ne sono stati fatti tanti. Che poi si sia arrivati un pochino, poi magari noi ci concentriamo su questi tre, domani ne arriva un altro. Arriva sicuramente. Chiaro, ma è sicuro che sarà così. Finirà così, no? Ovviamente. Sappiamo come... Se noi abbiamo fatto 10 grafiche... un sacco di volte, Johnson. Sempre. Beh, anche su Cannavaro stesso. Non abbiamo mai preso un allenatore. Julio Velasquez, noi siamo stati stupiti tante volte. Tante no? volte, tante volte. Anche per, stava dicendo anche Stefano, ma anche nelle corse salvezza. Sì. Il primo Tudor. È stato un coup de théâtre, il decanio. Ma anche Cannavaro. Cannavaro stesso, cioè, attenzione. Cioè, doveva essere Reja, no? Fino a Reja più Pinzi. Sanno dove mettere le mani, insomma. Poi, chiaramente, come tutti, la certezza matematica non c'è, del futuro non c'è certezza. È chiaro che, secondo me, la società, visto che deve ripartire, perché ha detto una cosa importantissima Stefano prima, forse volevano cancellare completamente la stagione 23-24, perché ripartire da Cannavaro c'erano delle certezze, ma anche dei vecchi ruggini, no? All'interno di quel gruppo. Cioè tu dici, facciamo ma piazza pulita, non lasciamo tracce di questa stagione? Penso sia più questo direttore sportivo, diciamo così, nuovo, allenatore. Questa potrebbe essere una lettura, vuol dire in proprio, effetti. Voltiamo pagina. Sì. Io l'ho letta perché è l'unico modo per leggere in questo. Perché sì. Sai Giorgia, comunque no, l'allenatore che ripeto, Cannavaro ha avuto 10 e non poteva fare meglio di quello che ha fatto, anche tatticamente, che non lo rispieghiamo, ma lui ha lavorato molto sotto l'aspetto tattico. Però probabilmente la società, anche perché quando l'ha contattato, l'accordo era 30 giugno. Nessuna delle due parti ha chiesto un rinnovo automatico, quindi probabilmente tutti e due hanno detto ok, facciamo questa avventura di 6 settimane. No? E di conseguenza poi vedremo quello che andrà a sviluppare questo. Io credo che proprio sia un segnale fortissimo all'interno del gruppo, si cancella veramente tutto quello che è stato e si riparte da zero. Noi chiaramente lavoriamo sulle supposizioni. Certo, questi sono tentativi di interpretare queste giornate, anche perché poi la verità non ce l'ha nessuno. No, anche perché queste settimane sono molto abili i procuratori a drogarci, noi giornalisti di telefonate dicendo guarda che c'è questo, c'è questo, i loro assistiti, quindi è difficile ormai sempre di più beccarlo. Quello che per certo, che parlandone col direttore Colavino, è emersa la volontà di comunque di aprire un nuovo ciclo a lungo termine con un allenatore, non più l'allenatore che dura una stagione, ma trovare il profilo giusto per fare 3 anni. E quello che ci ha detto Colavino, che mi ha detto il direttore, è stato: gli anni in cui siamo andati meglio sono stati quelli in cui avevamo continuità. Certo. Quindi certo. La scelta di rottura, quella lì, per aprire una con continuità, però adesso per avere 3 anni devi pensarci bene, certo, bene è con che chi. Si sono troppe volte replicate le stesse dinamiche in stagioni poco distanti fra di loro. I tre allenatori abbiamo avuti poche stagioni fa, qualche riconferma forse forzata c'è stata, come nel caso di Sottil, perché forse è mancata un'analisi più profonda anche di quella che era la stagione, perché la stagione dell'annata di Sottil è stata una grande stagione nella prima metà, ma secondo me rispetto al valore della squadra, non bisogna mai dimenticarlo, era stata una stagione molto negativa. Il problema è che credo che la società voglia cercare di evitare il ripresentarsi di tipo di situazioni. Ma certo. Il problema è che a questo momento ogni anno tendenzialmente siamo portati a fare questo tipo di discorso, cioè proviamo a iniziare un ciclo, però ciclicamente torna a quel punto in cui viene tutto di nuovo messo in discussione. E per questo voglio dire, è
il momento, questi tre allenatori magari saranno degli allenatori straordinari, c'è sempre un fil rouge che lega la proprietà al movimento spagnolo, lo è stato per i fisioterapisti interni, comunque per la, certo, ovviamente per il passato al Granada. Non ci possiamo permettere di contestare questi tre allenatori, no, qui, perché, non li conosciamo neanche troppo nel, nel loro operato. Ma è forse questo il momento di introdurre una figura che possa portare un'esperienza diversa da quella del campionato italiano, o c'è bisogno di una figura che invece parta almeno da quella base di conoscenza che possa essere anche solida rispetto a dei giocatori nuovi, e credo tanti che arriveranno nella società. E questo credo sia il grande dubbio, ma anche il più grande dubbio da risolvere per evitare di ciclicamente poi trovarsi nella situazione di dover magari esonerare un allenatore, chiamarne un altro, avere il dubbio di riconfermarlo a fine stagione, dover magari esonerare anche quel secondo allenatore, che è stato un po' il reale tallone d'Achille del percorso della squadra in questi anni. Sì, non si è trovata mai la continuità tecnica, non si è mai trovata la figura giusta a cui costruire un progetto intorno, diciamo così. Allora, vado a salutare Felipe. Ciao Feli! Tutto bene? Bene, tutto bene. Finalmente è finito il torneo e adesso sono quasi in vacanza, mettiamo così. Ancora qualche giorno di allenamento per fargli giocare. Bene, allora ti sentiamo un po' a scatti, ma adesso confidiamo che la situazione migliori. Allora, noi non ci vediamo da un po', cioè non ci vediamo praticamente da due settimane, dal momento in cui siamo passati da una gioia folle per aver raggiunto una salvezza in extremis, ha una situazione ora di nuovo per quanto riguarda l'ambiente un po' destabilizzata, no? Nel senso che non c'è il nome di un allenatore e in questo momento, insomma, tutti noi abbiamo incrociato un po' qualche malumore da parte della piazza. Allora, facci capire tu che tipo di idea, che tipo di visione hai su quello che è successo in queste due settimane. Mi sentite? Sì, mi adesso sentite? Sì. Ok, allora intanto mi dispiace tanto non essere stato lì, insomma, presente dopo la partita col Frosinone, che veramente ho sofferto parecchio ed ero, sembrava di essere tornato, insomma, calciatore, risultato come loro praticamente, che hanno fatto una festa giustamente, è stato bellissimo, bravi. E credo che adesso il discorso allenatore, io non mi ricordo un altro anno che ci sono stati così tanti allenatori liberi, che di solito si facevano sempre dei nomi insomma stranieri, proprio perché non c'erano tanti liberi, ma liberi anche bravi. E credo che l'Udinese non abbia bisogno di cercare gente da fuori, sinceramente. Io non li conosco i nomi che, insomma, che ho sentito di prima, ma credo che qua in casa tanti allenatori italiani bravi, validi, che possono sicuramente far bene anche all'Udinese. Quindi tu propenderesti per la scelta di un allenatore italiano che conosce il campionato, che magari ha un pochino di più esperienza di questo tipo di situazioni, di vissuto in Italia, in Serie A? Ma io direi di sì, perché arrivano, cioè come è successo, insomma, in questo ultimo campionato sono arrivati 16 giocatori nuovi da un anno all'altro, tanti stranieri, tutti stranieri, arriva anche un allenatore straniero, cioè almeno uno che gli dice: senti, qua funziona così, no? Adesso me la spiego così in buona, no? Però abbiamo tanti allenatori bravi, liberi, secondo me, di cui l'Udinese può sicuramente puntare per creare un ciclo. Che ne pensate? E per cui l'Udinese può essere anche la miglior piazza, ce ne sono tanti bravi, sono molto d'accordo attimo, con scusa, te. Quelli che sono rimasti però, perché andiamo, la grafica... andiamo a vedere come va in Serie A, perché sì, più o meno si sono piazzati tutti. Diciamo che rispetto alla scorsa settimana ci sono molti più nomi col semaforo verde, perché per esempio Italiano era un nome in giallo, era quasi fatta, adesso è ufficiale, penso per esempio anche a Palladino con la Fiorentina, allo stesso Baroni con la Lazio, che in realtà deve ancora essere ufficializzato, però poche ore fa Lotito ha detto sarà lui, quindi
quindi insomma l'abbiamo già messo in verde. È arrivato Conte, che era in realtà una settimana fa ancora in giallo. Per il resto insomma gli altri sono quelli che erano già stati confermati. In giallo adesso arrivano Nesta al Monza, che la scorsa settimana aveva il punto di domanda in rosso, cioè ancora tanti nomi, poche idee concrete. Adesso invece il Monza sembra vada verso Nesta, lo ha detto anche Galliani. Il Verona sta per chiudere Zanetti, il Torino sta per chiudere Vanoli. Occhio a Nicola, che noi abbiamo lasciato in verde, ma notizia di 20 minuti fa, e il Cagliari, nonostante l'iniziale rifiuto di Nicola, ha ufficialmente proposto un contratto triennale importante all'allenatore dell'Empoli, che adesso ha detto ok, fatemi pensare ancora un secondo. Notizia di 22-23 minuti fa, però insomma vedremo, aveva già detto di restare all'Empoli, adesso vediamo se vacilla con questa offerta. Altrimenti, di squadre che hanno il punto di domanda rosso, quindi che ancora non hanno nemmeno un nome proprio vicino a firmare, sono appunto il Cagliari, che è tra Nicola, occhio anche al sogno Sarri, e in realtà anche a Calzona, l'ex allenatore del Napoli, che adesso è impegnato in realtà anche nel doppio ruolo di commissario tecnico con la Slovacchia agli europei e ha chiesto un po' di tempo. Il Venezia, che però in realtà sembra si stia avvicinando a Vivarini sempre con maggior forza, e la stessa Udinese, che tra l'altro da casa ci scrivono perché non inserire nella rosa dei nomi anche Velasquez, il nostro ex allenatore, che era già stato qui. Un allenatore, un tifoso ci aveva scritto, non ricordo il suo nome perché l'ho già perso, ma mi aveva insomma fatto piacere leggerlo. Io ricordo un Velasquez che faceva giocare molto bene la squadra, che poi purtroppo per mancanza di risultati fu esonerato, ma lui ci dice: avevo letto anche di lui, e quindi essendo spagnolo anche lui effettivamente, caro amico che ci avevi scritto, è stato un nome fatto non da noi direttamente, ma che di cui abbiamo è uscito. Però scusate, tra gli allenatori italiani chi rimane libero? Vivarini, mi pare sta parlando col Venezia. Juric che non è italiano, però insomma consideriamo italiano. Di Francesco stesso. Bertotto, se vogliamo inserire Bertotto, però non credo. No, parliamo di quelli che hanno allenato in Serie A, questi di fatto, questi? Perché poi c'erano Zanetti, che però si sta accasando, Baroni, che è andato, Dionisi era un altro nome forte, che è andato al Palermo in Serie B. Sì, è andato. Però, quindi insomma, Vivarini, Di Francesco e Juric. L'altra cosa bella, però, Giorgia, va detto, insomma, c'erano due allenatori che hanno dato le dimissioni, tra virgolette, per prima ancora che possono essere ufficiali, nel senso che Tudor era riconfermato alla Lazio e ha dato le dimissioni. Nicola è riconfermato all'Empoli e da due giorni prima ha detto di sì, poi ha detto adesso aspettate un attimo. Quindi anche questa è una cosa un po' strana. C'è Tudor libero, attenzione. No, noi parliamo delle ti rendi conto, allenatori che avevano stati riconfermati la settimana prima dando le dimissioni un giorno dopo, e lo stesso Davide Nicola, che era riconfermato a Empoli, però ha detto, è da qualche giorno, non è solo da 20 minuti, ha detto però ci ho ripensato un attimo, quindi è vero, ci sono poche panchine libere, però io ricordo sempre che l'annata sportiva comincia col 1° di luglio, è chiaro che l'allenatore è la prima scelta, non può arrivare al 1° di luglio per l'amor del cielo. Però, ripeto, ci sono questi allenatori, ma noi quelli che ci ricordiamo, penso che ce ne siano qualcuno in più, insomma, quindi. E poi, chiaramente, c'è la pista estera. Beh, prima Bibi diceva semplici, no? Sì, per un altro nome. Un allenatore, sì. Un altro nome. Prima Felipe, io l'ho visto nel monitor, quando ho fatto un nome, non ho capito quale, ha fatto tipo, Felipe lo conosce perché, no, perfettamente. Non per semplici, aveva fatto una faccia positiva, forse per Juric, non lo so. Sul discorso Velasquez, che comunque è uno straniero, comunque è stato lì, conosci, adesso è da un po' di anni, e di tornare non è male perché giocava bene la squadra, quindi può essere anche sia quella l'idea. Però anche il nome semplice io lo vedo bene nel contesto udinese, per come lavora, però ci sono tante, secondo me, problematiche che credo che sia molto complesso e difficile portarlo a Udine, però è un allenatore molto valido, anche se da un po' di tempo adesso che non ha una panchina. Però non si può ragionare, cioè, diciamo, è finito il campionato già da 2-3 settimane, non è che è finito ieri, ok che c'era la salvezza da conquistare, però gli allenatori sono stati presi adesso, cioè, quindi bisogna, appena è finita la salvezza, il giorno dopo dovevano già avere un'idea ben chiara, cioè non adesso ancora aspettare, valutare stranieri solo perché uno è stato accasato di là, uno è andato da un'altra parte, uno ha dato cioè bisogna andare subito per la strada, però al di là dell'allenatore, che poi
è molto importante, ma sarà fondamentale la cosa, la squadra, perché quest'anno veramente si è visto una carenza, secondo me, proprio non tanto di personalità, però tante problematiche che hanno avuto quest'anno che una squadra di Serie A non può avere, infortuni. C'è da fare una valutazione veramente molto molto ampia, non soltanto della qualità dei giocatori. Sì, è vero, è vero. Poi, insomma, prima dicevamo, insomma, non credo che questa sia una società che si faccia trovare impreparata, no? Nel senso che avrà valutato diversi profili, come sappiamo sicuramente che è avvenuto, no? E probabilmente ancora non ha trovato quello che, oppure ce l'ha e non ce lo dice ancora, nel senso che, ripeto, magari domani mattina verrà annunciato e avremo parlato due ore per niente. Però è anche un campionato in cui storicamente c'è bisogno un po' dell'allenatore italiano. Abbiamo visto anche nel numero delle 20 squadre italiane, a eccezione delle squadre che stanno scegliendo l'allenatore ma andranno su un profilo che conosce molto bene, a eccezione di Fabregas, ma anche storicamente il campionato italiano è un campionato in cui c'è quasi bisogno che l'allenatore sia italiano o un italiano, chiamiamolo, acquisito, Juric, Tudor, gente che ha vissuto in Italia in una certa maniera. Credo che sia proprio una tradizione del campionato. È anche un aspetto storico dell'Udinese. L'Udinese, quando ha fatto bene, lo ha fatto con degli allenatori che avevano quel tipo di percorso lì. È difficile immaginare la scelta, chiamiamola esotica, quindi straniera, anche sulla scia di quanto la Serie A ci proponga nelle altre piazze e nelle altre realtà, e anche storicamente ci sono di pochi allenatori poi stranieri che sono arrivati a incidere in una certa maniera, no? Eccezione fatta per Mourinho, ovviamente. Se tu ripercorri il nastro di Velasquez, pagò l'inesperienza perdendo una partita assurda. Pagò un errore. Io ero qui con Giorgio, se credo se lo ricorda molto bene, pagò un errore clamoroso di Samir, che io ancora oggi a ripensarci mi innervosisco abbastanza. Non vorrei magari puntarsi un allenatore straniero giovane per poi pentirmi Che può succedere che non vada bene neanche con un allenatore italiano, no? Però quello che diceva Feli prima, insomma, è molto importante, lo diceva dall'ottica di dal parere di un giocatore che ha vissuto lo spogliatoio dell'Udinese, ha vissuto la città di Udine, l'ha vissuta da quando era un ragazzino alle prime armi in Europa fino all'essere uomo maturo, e se lo dice con quella sicurezza lì, un giocatore che è stato anche il capitano dell'Udinese, di una certa Udinese, vuol dire che si respira anche dentro quell'esigenza, no? Di un allenatore che ti faccia capire l'ambiente in cui sei, in un panorama multietnico, no? Come quello dell'Udinese, dove le tante nazionali cui provengono i giocatori sono parecchie, c'è bisogno di qualcuno che tenga la barra dritta. Non so come dire, dal punto di vista dei valori, della conoscenza di però, tante cose. Però, non so se siete d'accordo con me, io credo che a Udine, ancora più che altrove, soprattutto quando hai tu tanti giocatori, tanto materiale da lavorare, serve un allenatore, lo ripeto per la milionesima volta, che sia un maestro di calcio, cioè un maestro elementare che faccia crescere i giocatori nel tempo. Bravo Stefano. Perché comunque qui arrivano giocatori tante volte tutti da scoprire, no? Questa è la grande e lì fa la differenza l'allenatore, perché tu hai allenatori che hanno trasformato del materiale, perché mi ricordo anche le critiche le prime volte che è entrato Alan in campo, che diciamo, ma chi è Alan? Che trasformi questo tipo di giocatori in giocatori fatti finiti, molto più che un gestore, per questo dico, vedo molto meno altri profili. Questa è la chiave, sono anni perché me ne sono reso conto io parlando con gli allenatori nostri, ti parlo di 5-6 anni fa, dove discutendo così su alcune azioni subite durante una partita, si dava per scontato, parlando in amicizia così, insomma, su alcuni movimenti, dicendomi, ma tu dai per scontato? Beh, dico sì, insomma, questa è a palla scoperta, no? Si deve scappare, non si può aggredire, penso che sia veramente... Dice, sì è vero, però questo lo sappiamo noi, ma i giocatori che arrivano non sempre sono così preparati. Nel senso che, ha ragione lui, qua è uno dei diamanti grezzi, qua è uno dei giocatori che hanno un futuro incredibile, però vanno sgrezzati. Cioè, ti faccio il nome di Bruno Fernandes, noi qua, tanto per fare un nome, non siamo riusciti a sgrezzarlo definitivamente, forse perché la piazza poi, e voglio anche dirti una cosa dopo, è un po' cambiata, ma chi è Bruno Fernandes oggi?
cioè non so se rendo l'idea, parlo di Bruno Fernandes, cioè il centrocampista più forte al mondo che c'è in questo momento, e il Manchester City ha insegnato chi è quel giocatore via tra anche i più forti, dai, dai. Beh, numericamente un centrocampista che ha fatto 5 gol a stagione, ragazzi, io vabbè, fa essere il capitano al Manchester United, non sì, Manchester United, perdono, non City, cioè capisci Giorgio, allora da questo allora devi risalire e dire sì, noi abbiamo bisogno di un maestro di calcio. Guidolin perché ha fatto così bene? Per due motivi. Il primo perché era un maestro di calcio. Però voglio farti questa parentesi, Giorgia. Guidolin ritorna a Udine nella stagione 2010-2011, dopo che nella stagione 98-99 fu contestato a Udine perché perdiamo quella maledetta partita con il Perugia in casa 2-1 alla penultima giornata e non prendiamo il treno Champions. Cioè, dobbiamo andare a Torino contro la Juve a giocarci lo spareggio per la Coppa UEFA. Dopodiché le strade si separano, Guidolin fa la carriera, l'Udinese fa la sua strada, la Champions poi la prendiamo con Spalletti, rientra nella stagione 2010-2011. Nelle prime quattro giornate l'Udinese raccoglie quattro sconfitte, quindi noi siamo ultimi a zero punti. Alla quinta giornata andiamo a Genova con la Samp e pareggiamo 0-0, quindi noi dopo cinque partite abbiamo un solo punto. Alla sesta giornata giochiamo in casa col Cesena. Si vince 1-0 con un gol di Mehdi Benassia. Il VAR non c'era quella volta, leggerissimamente in fuorigioco, vinciamo 1-0. Dopodiché, però allora non l'hai detto, secondo me. Assolutamente no, ma senza quella volta per te era regolarissimo. Giorgia, sì, no, prescrizione. No, ti conosco, è andato in prescrizione, ok. Se no non l'avrei detto, ok, perdona. va bene. Andiamo a Brescia, vinciamo con un gol di Bernardo Corradi, l'unico che fa in quel campionato, e parte una buona Udinese, dove fa il salto l'Udinese nel girone di ritorno quando pareggiamo all'ultima di andata Milano contro Milan 4-4 che si vinceva 4-3 e poi partiamo 7-0, vi ricordate? La cosa importante di quel periodo, grande Guidolino si discute, però la piazza era più serena. Oggi non so se permetterebbero, se permettiamo noi stessi a un allenatore di fare un punto in 5 partite o due punti in 6. Cioè, mi capisci cosa voglio dire? Noi siamo al 10 di giugno, siamo già tutti allarmati. Sì, sì. E siamo qua per dire no, un'altra stagione. Hai ragione. Calma. Cioè, è il 10 di giugno, hai ragione. Al 10 di giugno. Rilassiamoci un attimo, per favore. Una stagione per... Non sappiamo due cose fondamentali. Chi rimane e quindi cosa può... E chi arriva e chi parte. Cioè, detto questo, non sappiamo nulla. Non sappiamo niente. Di mezzo c'è l'Europeo, c'è la Coppa America. Cioè, quindi io posso capire che noi abbiamo la tensione, però... Riavvolgiamo il nastro, andiamo in quella stagione. La mia domanda è: noi perdiamo in casa con la Juve 4-1, perdiamo Genova 1-0, perdiamo 3-0 a San Siro, cioè contro l'Inter. Ma voglio dire, oggi noi tutti i tifosi, io sono uno dei primi tifosi, saremo pronti a perdonare l'allenatore di fare quattro sconfitte, di fare due punti nelle prime sei giornate? Io faccio questa domanda. A Guidolin gliel'abbiamo permesso, ma Guidolin è diventato quanti dopo. Quanti ne abbiamo fatti queste con Sottil a inizio? Beh, ne abbiamo fatti 18 in 6 partite, abbiamo perso Milano col Milan, pareggiamo con la Salernitana e poi facciamo 20 punti 6 vittorie di fila. In 9 partite all'inizio con Sottil, se era questa la domanda. Sì, noi abbiamo fatto 2-2 Milano, cioè perdiamo Milano con 4-2, pareggi con la Salernitana, 0-0 con la Salernitana, facciamo 6 vittorie di fila. E poi pareggi con Atalanta e Lazio. Intendevo quest'anno. Ah, quest'anno. Vabbè, l'anno scorso, grazie. Quest'anno sei punti in nove partite. Sì, ma i Mogugni erano in Coppa Italia, cioè a parte che l'abbiamo vinta col Catanzaro, ma dopodiché, già col Frosinone, io e te eravamo con la Fiorentina, che era la terza giornata, eravamo insieme della partita. Io chiederei questo, cioè un po' più di tranquillità. Sì, però cioè, posso dirti non una viviamo cosa? Col patema d'animo, ecco, siamo là. Ma la tranquillità è data anche dalla qualità del lavoro che cominci a vedere nella costruzione di una squadra, che poi ha bisogno di tanto tempo. Allora, il lavoro, sicuramente chiunque arrivi non potremo vederlo al 16 di agosto, che è la prima giornata. No. Ok? Su questo ve lo posso garantire. Quindi io direi un po' più di tranquillità, ma da parte di tutti, perché tutti abbiamo vissuto questa stagione, io per primo, credetemi, chi l'ha visto, pessima, non voglio più riviverla nella maniera più assoluta. Però siamo anche in mani a delle persone che fanno calcio di mestiere dall'interno, perché noi fuori stiamo facendo 1,5 miliardi di supposizioni. E può darsi, dico certo, forse, la proprietà ha scelto l'allenatore 2 mesi fa ancora e non ce lo vuole dire. Non lo sappiamo ancora. Quindi un po' più di tranquillità, insomma. Ecco. Ascolta, guarda il Poma, a proposito di tranquillità, poi dobbiamo anche andare in pubblicità. Non voglio chiedere a Feli se condivide il pensiero. Messaggi in diretta mentre parlava Marco. Ecco, grazie Rino, che meraviglia.
meraviglia, vedete la generosità di quest'uomo che mette in campo i suoi 12 punti in testa per la salvezza dell'Udinese. Rino, che ti dobbiamo dire? Grazie. Tutto bello. Eh sì, anche perché Giorgio, lui ne poteva fare 11 o anche 13, ma ha scelto il 12 come il nostro canale anche, quindi un vero signore. E poi non è proprio pienamente d'accordo da tutte le parole di Marco Davian. No, no, stranamente mi trovo d'accordo con Marco sul fatto che i punti. Anche i tifosi, la piazza deve stare tranquilla, perché secondo me l'allenatore già ce l'hanno, stanno ultimando i dettagli, perché la società che è 30 anni che è in Serie A, dopo un'annata come questa, sicuramente si è messa al riparo di tutto. Questo io, guarda, se vuoi me lo gioco qua. E quindi dobbiamo stare solo che tranquilli, perché l'allenatore, ripeto come ho detto prima, l'allenatore prossimo anno è fondamentale per questa squadra qua. Però non eri d'accordo su tutto quello che diceva Taviane, possiamo dirlo, perché su ogni cosa c'era qualche puntino da fare a Taviane, dai. No, qualcosetta sempre con Marco noi discutiamo, ma anche fuori dalla trasmissione non siamo sempre d'accordo, solamente perché lui è troppo tifoso. Mentre io vedo le cose un po' di più da fuori, lui vorrebbe tutto subito, ma è difficile. Allora, intanto, Mister Tavian, oltre che le tue iniziali, lì devi mettere anche un bel 30 se sei un vero tifoso, ok? Quindi ricama MT30, ok? La prossima puntata ti vogliamo così. Te lo prometto che lo farò solo per te, Ale, solo Marco. Per te e non per Rino. Ma vai, che lo so che sotto lo farai anche per me. Sentiamo se lo massacrano da casa. Che messaggi d'amore, che messaggi sì, d'amore. Sì. Vai adesso. Allora, il messaggio che era arrivato prima, che di base credo risponda un pochino al discorso del stare tranquillo, no? Questo tifoso Fidel ci dice... ci può anche stare, no? Come dicevamo prima, non confermare Cannavaro, ma per farci stare tranquilli forse sarebbe bastata o una conferma o una scelta diversa ma immediata, cioè subito dopo la fine del campionato, per farci capire che la società aveva una direzione, giusto o sbagliato che potesse essere, ma aveva una direzione. Cannavaro sì, confermarlo; Cannavaro no, dirlo subito, perché da casa lui dice: noi vorremmo avere tranquillità, vorremmo stare vicino alla squadra, l'abbiamo sempre fatto, però purtroppo la sensazione è che in questo momento si stia un po' ancora capendo in che direzione andare, ed è questo più che altro che preoccupa. La domanda infatti che poi fa sempre questo tifoso è: se Cannavaro non ha convinto la società, che cosa avrebbe dovuto fare di più per convincerla in queste 5 partite? Però qua abbiamo già risposto, però di fatto va, cioè... l'idea che si volesse chiudere tutto, però per onore diventa sempre di... una scelta, se no, almeno abbiamo letto tutta la domanda e il messaggio del tifoso sulla base delle costantemente delle emotività del momento e dell'obiettivo raggiunto. Ma i tifosi potranno essere emotivi, giusto? Ovvio, siamo. Cioè, io credo che ci possa essere questo ragionamento che fa questo tifoso. Io credo che ci possa stare, cioè è vero, magari l'allenatore c'è da 2 mesi, però io tifoso che devo leggere le notizie sul giornale, immagino e sto provando a interpretare, sono più tranquillo se so qualcosa subito. Poi sì, c'è su questo tempo. Sono però non però si può, così c'è sempre l'idea di rincorrere, però non si no? può pensare scrive, che scrive. Siamo in mano delle persone che sabato pomeriggio hanno detto: adesso chi prendiamo? E tu hai un nome, uno ce l'hai tu, chi posso chiamare? Cioè, siamo professionisti. Sai che io il tuo nome lo faccio sempre da tanti anni. Ma lo faccio fuori dalle telecamere, ma anche davanti. Cioè, ma adesso per la moda, io sono d'accordo, il tifoso si innamora di un allenatore, di un giocatore. Ma sì, ma tutto questo normale. Ci sta, però, questo ci sta. Ma come è stata raggiunta la salvezza? È normale. Ma giusto, che ci sia questo tipo di trasporto. Però l'altra faccia della medaglia, Cannavaro. Non si può pensare che, non confermando a Cannavaro, la società dice: adesso cosa facciamo? Chi chiamiamo? Cosa facciamo? Ma che non è così. La società ha fatto delle altre valutazioni. Cioè, il mestiere di questi dirigenti è 365 giorni l'anno calcio. Quindi vanno a vedere allenatori, giocatori, qualunque cosa si muova nel mondo del pallone, anche i fisioterapisti, perché vengono scelti anche quelli. Non è che dicono: ce ne manca uno, vado su Google in cerca di un fisioterapista. Cioè, capisci, Giorgio? Io sono d'accordo, il tifoso è chiaro che è tifoso, ragiona di pancia, è chiaro, quella salvezza conquistata così, il tifoso vorrebbe la stessa squadra, lo stesso allenatore, ma che non tocchino neanche il colore delle borse. Ma detto questo, ed è giusto così, l'altra faccia della medaglia, non si può pensare che, non avendolo confermato, non sanno che pesci pigliare, perché c'è un mondo di mezzo. Questo assolutamente no. Cioè, ogni società di Serie A, tu esiste. Lo sai benissimo,
hanno gli scouting che lavorano, correggetemi se sbaglio, 365 lo giorni so, l'anno. Lo so, però hanno io penso 10 che esterni, nessuno, hanno un esterno biondo, uno moro. Nessuno nel profondo pensi che ora l'Udinese non sa che pesci pigliare, insomma, dai, 30 anni in Serie A, uno non sa come muoversi. È che uno poi è anche curioso, vorrebbe sapere, cioè uno vorrebbe capire da dove si riparte, ragazzi, ma cioè voglio dire, ma mi sono la curiosità per la quale se ci fosse io sono curiosa. Io non vedo l'ora di sapere chi sarà il nuovo allenatore. Beh, perdonatemi, non penso di essere irrazionale. E che se fossero annunciati 10 nomi diversi, saremmo contenti di tutti e 10 di avere 10 allenatori. No, per perché la stagione. No. No, ma ci sta, è il gioco delle parti, Giorgia. Però è chiaro che questo, diciamo così, questo tempo senza notizie non deve essere scambiato con per un tempo in cui, ecco, nessuno questo, sta facendo nulla. Questo è il messaggio. Ma un tempo in cui probabilmente ci sono dei lavori in corso che porteranno a delle notizie. Lunedì prossimo avremo il nome dell'allenatore. Credo di poterlo dire con certezza, insomma, che lunedì prossimo saremo penso qui a parlare sì. del nuovo allenatore. Sì. Penso non, proprio di sì. Non credo che si scappi, anche perché sarà già il 17 giugno, insomma. Quindi questo è. Però capisco che uno si sfoghi, uno si arrabbi, uno dice almeno se confermavano Cannavaro stavo sereno perché un allenatore ce l'avevamo, ma queste sì, sono ma cose che pensa il tifoso. Che, ripeto, non vuol dire che non ci sia sotto un grande lavoro per cercare di trovare la persona giusta che tutti in questo momento vogliono trovare, perché nessuno vuole ripetere la stagione dell'anno scorso. Quindi questo è. Feli, prima di lasciarti andare, che poi scusi, sì. Era tutta la famiglia a vedere la partita con Frosinone. Sì. Da lì, secondo i tifosi, non c'era tensione, secondo già quello fa capire. Se no te, loro sono andati in vacanza e non pensano all'allenatore, no? Sì, Sto valutando come hanno fatto in tutti gli anni, chi è andata meglio, chi è andato peggio, ma stanno valutando, anche se ci sono dei nomi, ma stanno valutando ma tante cose, non soltanto la qualità dell'allenatore, no? Su quello che ha fatto e quello non ha fatto, ma sono preparati, no? Cioè, poi Paron ha detto 30 anni in Serie A è tutto, Lui ci tiene, si sa benissimo, è uno che ha una passione incredibile per l'Udinese, per il popolo, quindi io l'ho vissuto sulla mia pelle e so benissimo quando si infuriava proprio perché è proprio da passione, proprio dal cuore, è uno che ci tiene tantissimo e farà di tutto per non ripetere la stagione. Senti Feli, qual è l'errore che assolutamente non si deve fare per impostare questa stagione? Poi ti lasciamo andare a riposare secondo te. Cioè, qual è l'errore da evitare assolutamente? Oddio, io continuo a battere su quel tasto lì, Giorgia. Bisogna creare un gruppo di ragazzi che tengono in mano, diciamo così, i nuovi arrivati. Perché questo secondo me è fondamentale. Cioè, infatti prendo anche il discorso che si è fatto prima delle scelte dell'allenatore, no? Nel senso, se hai un gruppo già con 6, 7, cioè il famoso zoccolo duro, no? Arriva un allenatore che è sconosciuto, che è straniero, non c'è problema, che comunque c'è lo spogliatoio, i ragazzi che arrivano seguono un allenatore. Ma se non hai quel zoccolo duro lì, serve un allenatore che fa seguire la linea, perché non è soltanto della qualità dei giocatori. È come loro che arrivano da altri ambienti, da altre culture, si adattano in un campionato italiano e nel Friuli, a Udine. Questo alla fine che è molto fondamentale per una squadra, non soltanto per l'Udinese. Sì. Credo che siamo abbastanza, no? Tutti d'accordo su questa valutazione. L'allenatore viene agevolato, chiaramente. Sì, certo, trova, l'allenatore lavora, diciamo così, tra virgolette, Feli, concedimi 2 ore in campo, però poi quando voi siete sotto la doccia, quando voi siete a pranzo, quando voi vi ritrovate anche al di fuori del campo, siete voi che date la mentalità giusta. Mi raccomando l'alimentazione, mi raccomando, vai a dormire presto, perché sono poi i senatori, no? Sì. Quando l'allenatore sì. va dentro e fa la sfuriata, poi dice ci vediamo domani, arrivederci a tutti, poi sono i vecchi senatori che continuano a dire ha ragione, ci dobbiamo impegnare di più. Così. Feli, penso che tu le hai sentite quando eri ragazzino e le hai fatte quando eri poi un veterano, o sbaglio? Ho avuto anche da ridire con certi ragazzi, perché dopo una sfuriata o un'indicazione del mister o del Paron non era tanto d'accordo e diceva no, è così, cioè, perché poi loro ascoltano e poi vanno a casa e dicono ma dai, ma cosa ha detto quello? Vero. Però se non hai qualcuno lì, che non ero io, come ho avuto anche da altri, nel senso
quei 2-3, perché non è che sento tutti i 25-26 giocatori, certo, quanti sono 30. Quindi se hai quelli che capiscono il momento, che capiscono cosa significa certe sfuriate, perché non è soltanto uno sfuriata per una partita aperta, sono tante cose dietro, e questo è fondamentale da far capire a loro, perché non è soltanto che abbiamo perso la partita, siete scarsi, avete perso la partita. No, non è questo, è per una serie di cose. Perché uscite, perché non rientrate l'orario, insomma, giunto a casa, perché finisci, perdi una partita 4-0 e vai comunque a fare un giro, cioè di qua e di là, sono piccole cose, ma sommando all'interno di un gruppo vuol dire tanto. Va bene, allora, sì, sono riflessioni assolutamente importanti. Feli, ti ringraziamo per riportarci sempre su queste dinamiche che si devono creare, ed è giusto così, sono discorsi davvero importanti che tu hai vissuto e che poi ci sentiamo anche di condividere, certo, assolutamente. Ti auguriamo un buon finale di stagione. E buone vacanze. Poi andrai in vacanza, no? Prima o poi, sì. Niente. Zero vacanza. Mamma mia. Lavora Caterina e quindi zero vacanza, siamo tutti a lavorare sotto Caterina in vacanza. Bene, 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 si è capito chi comanda in casa. Va bene, un saluto a Caterina, ciao Feli, allora ci risentiamo nelle prossime settimane. Ciao, ciao a tutti. Ciao Feli, ciao. Ciao, ciao. Allora, tra l'altro noi abbiamo cominciato dicendo che eravamo in condizioni abbastanza critiche per come abbiamo cominciato, e in realtà insomma ci arrivano notizie, comunicazioni sul fatto di quanto sia stata disastrosa la perturbazione che si è abbattuta su Udine questa sera. È arrivato anche il comunicato del comune, si parla di una decina di alberi caduti, via Levat, via Monte Ortigara, via Diaz, via Codroipo, zona ospedale, allagamenti nella zona del Palamostre. C'è la polizia locale, la protezione civile al lavoro, con ovviamente i vigili del fuoco, quindi questa è la situazione. Fortunatamente non ci sono feriti, abbiamo anche delle immagini che non so se riusciremo mai a farvi vedere, però intanto andiamo in pubblicità e poi torniamo anche collegati con il POMA per capire se qualcuno è in giro in questo lunedì sera 10 giugno. POMA, c'è qualcuno in giro? Fammi capire. Guarda, qualcuno c'è, perché è curioso di scoprire questi 12 punti di Rino, come sono messi e cosa porteranno. Porteranno solamente bene. Bene, comunque, ok. Effettivamente è un temporale della Madonna, io non so come siamo riusciti ad arrivare qua. Ci siamo riusciti perché TV12 arriva ovunque. Comunque Giorgia, ti mando io 2-3 video da far vedere al pubblico, sì, tra poco. Sì, ma okay? Ne abbiamo un sacco. Manda la pubblicità intanto, dopo rimanete sempre qua. Va bene, devo andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo, avremo anche da noi. Tra poco bisogna cominciare a parlare anche della squadra, anche qui abbiamo sentito per esempio un nome, quello di Sanchez, che un pochino ci scalda il cuore. Tra poco ne parliamo. Siamo di nuovo insieme al Tonight Estate, non vedo più il POMA, sparito dai radar, no, non dovrebbe piovere più a Udine, giusto? No, in teoria adesso mi sembrava di no. È tornato in qualche modo. O se piove con la pioggia, insomma, tranquilla, esatto, è normale. Poi da domani mattina, già dalla rassegna stampa, a partire dalle 8:15 vi aggiorneremo su tutta quella che è stata questa bufera incredibile, veramente, che ha colpito la città. Insomma, l'abbiamo toccata tutti con mano in questa serata difficile. Per fortuna, ripetiamo, non ci sono feriti, non ci sono situazioni gravi, ma i disagi sono tanti. Beh, no, i feriti, allora, stiamo di riuscendo... feriti ne abbiamo uno, cioè tra 12 no, punti. C'è solo, sì, più ferito di lui. C'è solo Rino ferito. Siamo riusciti in teoria, ecco, esatto, Rino è ferito, ma in teoria se vuoi siamo riusciti... Insomma, veloce, queste sono immagini direttamente da WhatsApp, che siamo riusciti a fare questo in 30 secondi al volo, per farvi vedere insomma gli alberi caduti. Questo è un video che fa vedere il tronco di un albero in mezzo alla strada, le zone dove vieni dette anche tu, no? Tra zona anche Palamostra allagata, via Levat, tutte zone comunque che hanno visto decine di alberi caduti. Per fortuna, mi sembra che ci fosse anche, l'avessi anche detto tu, al momento nessun ferito comunque, no, questa no, era la cosa importante, però guardate qua.
insomma, no, alberi... vabbè, ma è stata di una violenza folle. Noi eravamo qui, abbiamo visto l'acqua entrare dappertutto. Sì, esatto. Abbiamo anche un video inedito che non vi mostreremo. Un video inedito che non vi mostreremo, che... per non parlare dei cancelli che non funzionavano più. È saltato tutto, abbiamo vissuto veramente la mezz'ora prima di andare in onda drammatica. Sì, grazie a Giancarlo Celan che è riuscito a tempo di record a farci vedere subito queste immagini. Sì, grazie Giancarlo. Allora, andiamo ancora un po' di messaggi sulla questione allenatore, poi vorrei parlare di dell'Ofeu. Allora, la questione allenatore, intanto stanno arrivando, provo a riassumerti, stanno arrivando messaggi clamorosamente di affetto per Julio Velázquez e tutti che continuano a ribadire Velázquez, insomma, fu esonerato per risultati scadenti, è vero, ma la squadra giocò benissimo anche nella disfatta di Empoli in cui De Paul sbagliò tra l'altro un calcio di rigore, Lasagna sbagliò 4-5 gol incredibili, quindi dovesse tornare Velázquez che in questi 6-7 anni magari ha fatto ulteriore esperienza, sarebbe assolutamente cosa gradita. Poi c'è anche chi dice con Di Francesco sono sicuro per il metodo di lavorare che ha, visto che parlavate di giovani, ci scrive Giacomo, sarebbe perfetto perché un allenatore che con i giovani sa lavorarci, come basta vedere il bel calcio che esprimeva con il Frosinone, anche se poi ovviamente il Frosinone è sceso e questa è l'unica perplessità di coloro che ci scrivono. Per esempio Di Francesco, ottimo allenatore però un po' sfortunato, e visto che abbiamo bisogno anche un po' di fortuna forse non è il profilo adatto. Tanti messaggi anche di mercato con un nome in particolare che chiedono se... Quale? Non so, è cileno. È cileno. Tante domande anche di mercato. Il discorso è che, insomma, l'abbiamo detto, tantissimi tifosi avrebbero voluto la conferma di Cannavaro o, qualora, come è capitato, insomma, non si potesse continuare con lui, gradivano, insomma, un nome nuovo con un po' più di tempismo. Questo è il riassunto. Però ve l'abbiamo spiegato, proviamo, insomma. Capisco che uno si sente destabilizzato, no? Dal non avere una figura identificata, però proviamo, insomma, ad aspettare ancora qualche giorno, arriverà sicuramente il nome dell'allenatore, poi parleremo di altro. Proviamo, insomma, ad avere un pochino di pazienza e prima di fasciarci la testa e dire oddio, adesso cosa succede? Non succede nulla, ci sarà un altro allenatore e la stagione partirà. Ma Cristina da Teor ci dice, va bene tutto purché non si riviva la stagione passata, che prendano chi vogliano. Insomma, quello è un po' il... Poi uno, chiaramente, a uno può piacere, uno non può piacere, c'è chi ama ancora Julio Velázquez. Qui ce ne sono di estimatori di Julio Velázquez. Almeno due, io e Gianluca Lega. Comunque la storia incredibile è quella di Velázquez. Io e Gianluca Lega siamo dei grandi estimatori di Julio. Però a me fa davvero piacere come il racconto fondamentalmente di 7 giornate di campionato alla storia, quindi un po' 6 anni dopo, venga raccontato come qualcosa di mai visto prima dai tempi di Guidi. Non è stato realmente così. È stata una squadra che aveva degli spunti. Però il come viene raccontato, la nostalgia dici, che si prova l'abbiamo un po' ingrandita, da parte dell'ambiente di è qualcosa, cioè, probabilmente la partita con l'Empoli viene raccontata come epica, come epica, come qualcosa. Ci furono degli errori clamorosi che costarono la panchina dell'allenatore. Io persi la testa ad un tonight di quell'anno per l'errore gravissimo di Samir. Però viene raccontata forse un po' più grande. Però è bello perché probabilmente l'essere umano, Julio Velázquez, e qua mi riallaccio un po' alle parole di Felipe, quanto conti poi il come una persona, il cosa sia, oltre all'aspetto tecnico che ovviamente sia l'allenatore che poi i giocatori devono portare nell'ambiente. Però mi fa morire questa riflessione, hai ragione. Infatti volevo, cioè, Stefano si ricorda, io mi ricordo proprio 4, questo. Con un 4-2-4. Poi 4-4-2 a Parma. Poi abbiamo il primo cambio tattico, fu fatto contro il Napoli che si perse in casa, poi perdiamo con il Milan al 97esimo con un gol di Romagnoli, vi ricordate? Poi perdiamo la domenica con dopo. Con Opoku che sbaglia una bavero, ricordate quello? Sì. Quindi voglio dire, cioè, è bello, perché poi il passato uno se lo annacqua, se lo ricorda come lo preferisce. Sì, bravo. Però bisogna essere, io sono, cioè, voglio dire, vabbè, se poi vogliamo raccontare le cose come sono andate, diciamo che lui portò un'idea e io l'unica cosa che gli rimproverai che non perseverò. Lui cambiò modulo a un certo punto, cambiò, si perse fiducia nella sua idea, perse fiducia perché non arrivavano i risultati. Ecco, questo in 7 partite di campionato. Sì. cioè poco più di Cannavaro, voglio dire. 2 partite in più di Cannavaro. Però questo non è di questo calcio champagne. Non importa, onestamente è bello. Romanziamo, Lena, io e te. Giorgio, vorrei dire che non mi ricordo se si perse con lo Spezia 3-0 in casa in Coppa Italia, non mi ricordo se fu quella la partita
col Benevento. No, Benevento. No, col Benevento si passa 2-1, quindi non sì, mi ricordo quale delle due volte. Aspetta, che c'è anche il Poma che ha un ricordo di un Fio, secondo me. No, con la Ternana Cesti. No, no, si vinse con Poker di Totò. C'era con Antuono, credo. Poma. Sì. Sì, sì. Vero? Lì mi pare che giochiamo con Benevento. Cerrino... Cerrino che vuole dire qualcosa in merito perché l'ho tenuto fermo fino adesso, ma adesso aiuto. Vuole sfogarsi. No, ma era sul discorso dell'allenatore, no? Perché qua stiamo parlando di un allenatore a parte che è fermo da un paio d'anni, no? Ma dopo qua parliamo sempre di bel calcio, idee nuove, tutto quello che vuoi, però dopo alla fine quello che serve è vincere. E quindi non mi sembra che quella volta Velázquez qua avesse portato tutta sta ventata di vittorie, no? Quindi voglio dire, è bello, accettiamo, no? Perché queste cose qua sono tutte chiacchiere che si fanno anche ai corsi allenatori, no? Innovazione, calcio propositivo, idee nuove, tutte belle cose da parlare. Però dopo quello che conta sono i fatti, e i fatti dicono che sono le medaglie, no? Le vittorie quello che conta, no? Quindi bisogna, quando si va a cercare un allenatore, bisogna anche trovare un allenatore, sì, che ha idee nuove, ma che sappia anche vincere. E questo lo si capisce quando ci si parla assieme. Anche perché per par condicio non avete fatto altri nomi, tipo Gattuso, tipo Inzaghi, ma anche Calori Simone stesso. Calori stesso. Io ho sentito parlare di tanti allenatori, però per dire, no, non succederà mai. Però Calori comunque è un allenatore che ha vinto. Ha vinto un campionato di Serie C, ha fatto la Serie B con una squadra, diciamo, mediocre per quel campionato lì, no? Quindi voglio dire, ce ne sono tanti allenatori bravi che hanno vinto. Poi parliamo di Velázquez, ripeto, bravo, idee nuove, però dopo quello che conta è vincere. Piaceva solo a me, Alena. Vabbè, non importa. Guarda come non distrugge importa. La poesia. Ma noi siamo dei romantici, no? Noi abbiamo voluto raccontare qualcosa in maniera diversa. Vedi, Rino va dal sodo, giustamente. Lui è un uomo sostanza. Qual è? Io e te sogniamo, Gianluca. Abbiamo sognato. Due sole vittorie e due pareggi. Esatto, ma quello volevo dire. Cioè, il racconto che è stato fatto. Iniziò con l'eliminazione del Benevento. Ecco, il racconto che è stato fatto. Lunedì prossimo chiamiamo Velázquez. Ve lo prometto. Via Skype. Va bene, allora chiudiamo questa parentesi che ci sta portando a nulla e concentriamoci invece su altro. Primo nome sotto la lente, e credo che qui una decisione bisogna prenderla, è quello di De Lofeu. Alessandro Sturza, oggi De Lofeu esce col fatto che è tornato a correre, giusto? Sì, allora abbiamo un video dopo un anno e mezzo di fatto, perché lui da gennaio del 2023, quando rientra in campo con la Sampdoria, di fatto poi non l'abbiamo più visto. Lì entra in campo, dà là l'azione che porta al gol decisivo di Eisibue e poi si ferma e esce proprio in quella gara a Genova. Da quel momento poi inizia il calvario di De Lofeu. Questo è il video con tanto di foto postata sul suo profilo Instagram con una didascalia. Non riesco a descrivere questo momento a parole. Tutto questo tempo di lotta, di fatica, di incertezze, di sacrifici valgono la pena solo per arrivare a rivivere quella sensazione di corsa dopo un anno e mezzo. Devo ancora continuare il lavoro per continuare a darvi ulteriori buone notizie, avvicinarmi ogni giorno a quello che è il mio grande sogno di riuscire a tornare. Sono molto grato per ogni messaggio di incoraggiamento che ho ricevuto in questo periodo. Per me questo è una spinta in più per un desiderio, una motivazione per tornare lì da dove mi sono fermato. Quindi insomma, cosa dire? Speriamo? Ora, premesso che gli vogliamo bene e che tutti siamo dei sognatori e vorremmo rivederlo in campo, però mi sembra che dopo un anno e mezzo correre così, cioè parliamo di Serie A dove il ritmo fisico adesso è diventato veramente elevato. Io voglio bene a Gerry. Ma glieli vogliamo davvero tanto, ma veramente. E sarebbe una grande storia, però l'Udinese credo debba fare una valutazione sincera e capire che così non... Non credo che ci siano reali possibilità nel breve termine, no? Mi piacerebbe molto. Poi è una storia quella di De Lofeu. Capita raramente, cioè capita davvero raramente. Sentiamo poco parlare di giocatori che si infortunano così, magari che sono recidivi per legamenti, eccetera, ma che poi incappano in questo io ricordo tour solo infernale di recupero. Marco, no? Marco Van Basten che interruppe la carriera per l'infortunio ai legamenti. Però della voglio caviglia. Dire, mi sembra anche nella corsa che fa dopo un anno e mezzo, comunque la corsa mi sembra
ovviamente molto lontana dal tornare a essere un atleta professionista in Serie A. Io non credo ci siano possibilità concrete che sia nella rosa dell'Udinese del prossimo anno. Però se dovesse tornare a giocare a calcio, speriamo tutti, spero che lo possa fare con l'Udinese, però oggi non credo possa essere un elemento valutabile per la rosa 24-25, sì, ecco, sì, a mio avviso. Tutto può succedere, ma insomma diciamo che ci stiamo un po' arrendendo, no? Cioè, nel senso... Lui no, e lui ha una forza di volontà pazzesca, perché lo vediamo che lavora tutti i giorni. Questa, Giorgio, è una macchina che ti fa lavorare in assenza di gravità. Sì. Quindi vuol dire che ancora il peso non lavori neanche a carico naturale, come si dice in gergo. Io auguro ogni bene, perché è un ragazzo d'oro, ripeto, sta stringendo i denti, probabilmente nel 90% dei casi, 95-99% avrebbero mollato. Ricordiamo che l'intervento è stato fatto a gennaio del 2023, siamo praticamente quasi 2 anni dopo. Rivederlo in campo sarebbe un sogno per lui e per noi, però se io oggi lo vedo così da allenatore, se tutto va bene, ma deve andare bene tutto, ce l'ho gennaio-febbraio. E poi, come dice Stefano, come sarà? Perché sai, dopo 2 anni che non giochi... Sì, sì, assolutamente, sono... Capisci, è veramente una grande incognita. È chiaro che con tutto il cuore, da tifoso e da uomo di sport, gli auguro di vederlo in campo, perché non ha mollato ha avuto un momento di flessione, te lo ricordi quando ha fatto il post su Instagram? Sì, quando disse cominciò a pensare, e lì ha avuto chiaramente, ma come fece Nacho Cusetto, chissà quanti, no? Ce n'ha di momenti di flessione, noi però, vediamo questi video poi, sorridente, ma chissà quante sono le volte che piange, non molla, sì, poi dice sì, ok, forse posso mollare, ma anche no, e quindi Jerry, questo è quello che un abbraccio noi gigante, vediamo, ma dietro ci deve essere la sofferenza, dietro ci deve essere la sofferenza, ragazzo, che era un giocatore decisivo e di alto livello. Ecco, allora io vi chiedo, posto che in questo momento, anche per scaramanzia, diciamo così, o perché non ci crediamo, non mettiamo Gerard De Lofeu nella rosa 24-25, ok? Poi pronti a essere smentiti e stupiti con tanto affetto, ok? Il giocatore di massima qualità. Posto che non lo so nemmeno, non mi pare che ci sia una volontà di andare avanti con Pereira, o perlomeno per ora non è stata evidenziata da nessuna delle due parti. Sì. Rimettiamo l'altro giocatore di grande qualità in questo momento non ai nastri di partenza della rosa 24-25. Ripetiamo, ipotesi, potrebbe succedere domani qualcosa che cambia tutto. A questo punto, il nome di Sanchez che esce potrebbe andare a colmare quel vuoto tecnico di qualità che insomma lasciano o lascerebbero due come De Lofeu e Pereira? Cioè è sì. Il nome giusto quello di Sanchez? Sì, per sì. La storia, per quel che è, per la voglia, per l'attaccamento che ha Alexis Sanchez al Friuli, all'Udinese, alla famiglia Pozzo. Cioè noi dobbiamo partire da quando lui è tornato qua con l'Inter e mentre tutti festeggiavano la vittoria lui era... salutare i tifosi udinese, ha fatto un post significativo, qui ha anche degli investimenti extra calcio, sì. Lui si è preso dei giorni, ha detto il suo procuratore, finché c'è la Coppa America, e che finirà molto tardi per il Cile, non parlarmi di mercato perché ho la testa solo sulla mia ultima grande competizione, la Coppa America, con la mia nazionale, potrebbe essere l'ultima grande manifestazione a cui partecipa. E dopo parlo di mercato. Sul tavolo altre proposte, in Italia il Como, una sì, proprietà Parma, ricca, Parma, ma soprattutto l'Inter Miami di David Beckham, che lo ingolosisce perché c'è Messi, perché Beckham ha un fascino, dicevamo prima scherzando, convincerebbe chiunque. Quasi come Velasquez. Sì. Però con una storia diversa da raccontare. Con una storia diversa, quindi, ok. Però credo c'è anche il River, Stefano. C'è anche un magico ritorno al River, però credo che se l'Udinese lo volesse riportare a casa, il cuore di Sanchez vacillerebbe molto. Che mi dite? Ma posso dirti una cosa, con quale ruolo? Cioè, mi spiego meglio, anche questo ha regalato delle gioie a noi, credo che resteranno in eterno. Però è un giocatore che ha 36 anni, è un giocatore che negli ultimi anni ha giocato poco, nel Manchester ha subito dell'infortunio dietro l'altro e quindi non ha più recuperato, quindi quell'Alexis Sanchez che abbiamo conosciuto noi all'Arsenal e anche a Barcellona, credo che non lo potremo rivedere, quindi con lui c'è da fare un discorso molto chiaro. Se lo prendiamo come chioccia, quindi io investirei nel grado di capitano
non giocatore, non nel senso non giocatore, chiaro, poi deve giocare, non viene qua a fare solamente spogliatoio, però che viene qua con altri compiti, non solo quello da giocatore, si può fare questo investimento qua. Se noi pensiamo di riprendere Alexis Sanchez, che parte da solo, dribbla sei uomini, che a Palermo, se non lo quello toglie, di Palermo, fa 15 gol, la cartina d'identità, la carta d'identità vale anche per lui. Però Marco è decisivo. Quindi, ancora, sai. Cioè, sì, ha giocato poco nell'Inter, però quando è entrato non è stato... No, ma sono, cioè, non mi ha fisicamente, anche per... Non mi dà l'impressione di essere finito, mi dà l'impressione di essere ancora un giocatore integro, anche perché con i suoi tempi, ovviamente. Comunque, non a parte l'inizio della stagione, dove aveva avuto un problemino, poi gli ultimi mesi comunque è stato bene anche fisicamente. Sì, ma ha giocato anche poco. Ragazzi, certo, se tu ti aspetti 38 partite da 90 minuti, 15 gol, 15 assist da Sanchez, no. Siamo tutti però d'accordo. Non è quel giocatore che prendi per fare la chioccia, perché questo è un giocatore che ha ancora, nonostante i 36 anni, però secondo me voglia di giocare. Due tanto. Anni in cui ti gioca 28, 25, 30 partite, 70 minuti. Sì, perché le altre 8 è. Perché magari è infortunato 8 partite. Perché esatto, non 30, perché non gioca lui. Sono d'accordo con te. Un giocatore che ha ancora quel tipo di fame o quel tipo di approccio, per quello che quelle idee come l'Inter Miami possono stuzzicarlo, perché gli darebbero anche un campionato. Però detto ciò, se deve essere, non tanto come chioccia come dice Marco, dal mio punto di vista, se deve essere la ciliegina sulla torta a completamento di un gruppo che ha profondo bisogno di rinnovamento anche qualitativo della rosa tecnico, e allora dal punto di vista emotivo verrebbe proprio calzerebbe a pennello, no? nel mercato, che comunque dovrà essere importante dell'Udinese di quest'anno. Ci sarà, fatemi sentire Rino, che non è un sognatore ma un uomo di sostanza e di concretezza. Vediamo se distrugge anche questa idea. No, ma quale sognatore? No, Giorgia, sul discorso di Sanchez mi trovo d'accordo stranamente con Marco. È stato un grande giocatore, però io credo che qua abbiamo bisogno di una punta un po' diversa. Non credo che Sanchez poi risolva il problema. Se devi andare a sostituire Pereira, devi andare a sostituire giocatori come De Lofeo, devi prendere un giocatore, secondo me, un po' diverso. Poi parto sempre da un principio. È tutto vero quello che ha detto Pontoni, attaccato alla società, sicuramente ha interessi anche a Udine, si è sempre comportato alla grande, vedi la partita con l'Inter. Però non, cioè, se devo decidere di fare una scelta come quella di venire a Udine, la decido in 2 giorni, perché sennò vuol dire che qualcosa nel pensiero non è quello giusto, per poi venire a fare un campionato di livelli alti, di quello che ha bisogno l'Udinese l'anno prossimo. Cioè, io volevo sognare e tu non mi fai sognare oggi, non ci vuoi fare sognare, sono un distruttore fare. Allora non sono un distruttore, dico quello che penso, che poi alla fine è la verità, no? Se io voglio andare a fine carriera in una società per dare qualcosa in più, oppure per fare da chioccia, come non so, diceva forse Gianni, devo decidere in 3 giorni. Non posso dire ho la grande manifestazione, faccio la Coppa del Sud America e dopo deciderò. Non funziona così. Ma questo secondo io da allenatore, un giocatore mi fa un ragionamento del genere, dico vabbè, dai, ci vediamo la prossima volta. Ma non c'è l'allenatore lì, no? Vabbè, ma non c'è l'allenatore. Lo faccio dopo io, Giorgia, qua fuori dalle telecamere. Magari poi ha già deciso di venire qua e la sta tirando così. Io adesso faccio un ragionamento sul discorso magari lui ha già parlato qua col prossimo allenatore e noi non ne sappiamo nulla. Magari si sono già parlati, appunto, si sono già sentiti. Voglio dire questo. Ecco, sono già d'accordo. Questi sono già d'accordo e ci vediamo dopo. Va bene. Allora, ultimissimi messaggi. Il tifoso vuole un po' sognare, ci scrive questo tifoso, e dice quindi benvenga il ritorno di Sanchez. Meglio un Sanchez vecchio che alcuni giovani che abbiamo visto in questi anni. Beh, vecchio insomma. Vecchio. Meglio un Sanchez ancora adesso che molti giovani se prendiamo l'allenatore dell'89.
l'allenatore dell'89, Sanchez è un Sanchez anno Sanchez potrebbe essere un anno più vecchio. Beh, era anche Zanetti più vecchio di Stramaccioni quando erano all'Inter insieme. Sì, sì, quindi beh, insomma, succede, non sarebbe insomma, la prima volta. È, non sarebbe la prima non volta. È nulla di... E poi ancora, Sanchez assolutamente sì, però c'è anche chi dice Deulofeu e Sanchez no. Ci scrive, dispiace tantissimo, ma il primo ormai secondo me farà fatica a tornare e poi Sanchez non è più il giocatore che era, sarebbe un male sia per lui sia per noi rovinare quello che è stata una grande avventura, meglio che le cose finiscano così, ci scrive questo tifoso. Beh, insomma, sono quindi, punti di vista, punti assolutamente di vista, punti di vista. Condivisibili tutti. Punti no? di vista. Poi è vero, se torni e poi fai, non riesci a dare, ad essere all'altezza di quella che è stata la tua storia qui, poi è vero che può diventare così, no? Puoi rovinare. Non dietro quello fine. Io dicevo in un'altra veste, cioè chiaro, fa il giocatore, deve fare gol, la veste di qualunque giocatore che arriva in questo, però mi capisci? Cioè, un conto è fare un investimento sul giocatore puro. Voglio che tu vieni a Udine perché voglio che tu cerchi, tenti di fare 38 partite perché mi devi fare 20 gol. E questa è l'idea. Invece un conto è mi torni a Udine, mi crei, iniziamo a creare quella mentalità con un giocatore come te che è nato, cresciuto ed è tornato e quindi hai compiti di giocare possibilmente più partite possibili, scusa gioco di parole, fare più gol possibili, ma il tuo compito non è solo quello di portarti il peso della squadra e dell'attacco sulle tue spalle. Ecco perché dico diversifichiamo, perché l'Alexis Sanchez di oggi non è il Sanchez di 15 anni fa. No, ma devi comunque sì ritagliargli un ruolo, hai capito? Cioè, non è Coligno Maraviglia, ci volete dire. Ma è che in una squadra se no richiamiamo anche Totò Di Natale, li mettiamo insieme, oddio qualche gol lo farebbero ancora, fidatevi, quei due lì li fanno ancora dei gol, però non come quella volta quando gli avversari neanche con la gazzella dei carabinieri li prendevano. Però sai, in una va squadra bene. Che ha meno certezze dal punto di vista dei senatori, perché sai anche le vecchie udinesi che avevano successo c'erano i Domizi, cioè, ripetiamo mille volte questo discorso. Tu sei più sognatore come noi. Io sono più sognatore. In una squadra di giovani, magari anche con l'allenatore giovane, metti dentro un giocatore così. Ma è per quello però ti dicevo io, con un doppio compito. Sì, sì, sicuro. Giocatore indubbiamente, ma non solo giocatore. Punto di perché riferimento. Se noi prendiamo Sanchez, lo portiamo qua a Udine e vogliamo rivedere quelle serpentine che faceva 15 anni fa, ragazzi, è cambiato, però lui come giocatore. È già quel giocatore lì, anche all'Inter, non c'è è più Poma che mi chiede un la giocatore. Linea. Dimmi Poma, è arrivato Sanchez, no? Sanchez non lo vediamo. Non è neanche il bancone, okay. Non è neanche il bancone. Visto che comunque qua si parla di calciomercato, si parla anche di sognare, però insomma qua arrivano messaggi. Qui c'è qualche amico di Cosenza che ci ha messo un pallino in testa, sia a me che Rino adesso, e si chiama Berardi. Se fosse vero, con Berardi sistemi le fasce dove quest'anno abbiamo avuto qualche problema. E sarebbe anche la piazza giusta per Berardi, no? Se devi dargli un consiglio. Glielo dai a Berardi dopo l'infortunio, deve riprendersi. Qual è la migliore piazza di Udine? Cosa ne dite? Cosa ne dice Marco Tavian? Berardi, ti piace o no? Come sogno magari? Ma no, vabbè, ma ci sono, è un sogno irrealizzabile, impossibile. È infortunato però. Domenico Berardi, se andrà bene, recupererà per fine anno solare. Quindi se prendiamo un giocatore che per i prossimi 3-4 mesi non ce l'avremo ancora in campo. Troviamo una clinica. Forse, io mi auguro che arrivi per fine anno, perché il tendine d'Achille è forse il più brutto infortunio che si può subire nel calcio. Quindi il giocatore non si discute, però il giocatore è un mercato che non può essere l'Udinese se è quel giocatore. E prenderlo rotto, ricordiamoci che onestamente è impossibile, Ale. Ci vogliono ancora almeno 4-5 mesi perché recuperi dall'infortunio. Cioè, è impossibile, insomma, dai. È bello, il giocatore piace, non indubbiamente. Marco, guarda che l'informatore del Poma qua è un informatore serio, attenzione. Guarda, quei due cominciano sempre. No, ma degli informatori. Rino, non è questione di infortunio, cioè tenere Achille, ragazzi. Non l'invento io. È ancora una questione contrattuale. Sanchez è libero e gli paghiamo solo l'ingaggio. Ma non viene Berardi. Ma io vi ascolto, ma cosa
state facendo? Cosa state dicendo? State... Chiudiamola qua. Berardi a Udine, non viene Berardi a Udine. Poi magari domani mattina. Ma sì, ma sarei contento. Insieme a Velázquez. Velázquez, allora, e Sanchez. Velázquez, Sanchez e Berardi, tutti e tre a firmare. Ma, tutti ma e tre mi sa, finirà ma, così. Ci svegliamo tutti sudati. Perché quei due lì li conosco io. Quelli lì sono quelli che hanno preso mezzo Rummenigge, un quarto di Falcao per la metà di Zico. Me li ricordo quei due lì io. Il gatto e la volpe. L'ho visto in qualche film qualche tempo fa. Ricordiamoci che nulla è impossibile, perché qua può succedere sempre di tutto, ricordatevelo bene. È vero, eh? Guarda che Marco, tu hai detto impossibile, adesso staremo a vedere. Quante volte Marco hai detto impossibile dopo è successo il contrario? Marco, sei anche uno di quelli che l'anno scorso diceva impossibile andare a vincere a Salerno, 4-1. Con questa voi studio. Non lo so che piega sta prendendo da questa casa serata. Ci scrivono, da casa ci scrivono, occhio che Toni Kroos è libero. Da casa scrivono, occhio che Toni Kroos è libero. Va bene. Capite Rino, ha preso 12 punti in testa. Esatto. Ragazzi, sono la sesta birra da mezzo, sono. Dovevate capire. Rino, abbiamo perso 3-2 a Salerno l'anno scorso, Rino. Molla il boccale. Va bene, chiudiamola qui direi. Anzi, facciamo così, prima dei saluti in finali, andiamo a vedere, sono partiti i camp. Andiamo no, a vedere. Scusa, Giorgia, no. Marco, quella dell'esordio a Marco, quella dell'esordio di Pafundi e Riccardino sì. Pinzi in Serie A. Due anni fa. Lui era uno di quelli che diceva lì la partita è già persa. Non lo ricordo. Va bene, Rino. Questo è vero, l'avevano detto tutti. Marco è lo stesso. Marco è lo stesso che l'ultima di campionato diceva che la Roma avrebbe asfaltato l'Empoli. Ecco, avete capito chi avete nello studio? Avete capito chi avete nello studio? Quindi può essere che Berardi venga qua a Udine, che ne sai? Va bene, no, Toni Kroos ha preso l'aereo, sta atterrando anche delle giornate, si è andato a prenderlo, voi due ce lo portate qua in studio. Sono i 12 punti che hai, Rino, che ci fanno un po' dubitare in questo momento della tua lucidità. Ecco, diciamo così, però non lo so. Tanto poi siamo qua tutta l'estate, se si avvererà qualcosa siamo pronti a dirlo, ci sono le registrazioni. Va bene, fatemi vedere come sono partiti i camp e poi ci salutiamo. Prima la pioggia, tantissima, poi il sole, caldissimo, ma sempre tanto entusiasmo per i 180 bambini iscritti agli Udinese City Camp che hanno avuto inizio ufficiale in questo lunedì 10 giugno. Prima la classica presentazione in auditorium alla presenza dei genitori e poi via sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi. Adesso possiamo divertirci, fino adesso abbiamo un po' dettato le condizioni, abbiamo aspettato che la pioggia smettesse e da oggi cominciamo il divertimento. È una meraviglia vedere queste fasce di età, 170 bambini con questo entusiasmo, la voglia, i sogni, è bellissimo. Qual è, insomma, cosa gli darete in questa settimana di camp che è un'esperienza per loro unica? Beh, sicuramente qualche indicazione tecnica indubbiamente. E qualche spunto lo metteremo noi tecnici, ma soprattutto poi devono trovare la voglia di giocare e di divertirsi assieme. Si lavora, si gioca, si suda, ma bisogna anche fornire una sana alimentazione, elemento fondamentale per la vita di un buon atleta, anche se ai suoi primi passi. Oh, c'è tanto entusiasmo, tanta voglia, ci assiste il tempo, speriamo. Abbiamo 180 ragazzi per ogni turno, oggi è l'inizio, speriamo che vada tutto bene, come al solito, come dico, divertimento e entusiasmo sono la base di tutto. Beh, indubbiamente un'alimentazione sana, calibrata, a quest'età poi metabolizzano tutto, però non per questo devono mangiare qualunque cosa. Ecco, bisogna solo mettere delle condizioni di dargli un'educazione alimentare al momento giusto, le cose giuste. Nome? Alessandro. Tommaso. Tiziano. Gioele, Samuele, Nicolas, Manuel, Cesare. Allora, voi siete anno? 2014. Allora, prima giornata, adesso sta uscendo il sole, però prima la pioggia un po' vi ha spaventato? No, c'era tanta pioggia, però no, non mi ha spaventato. Dai, non succede, si gioca anche sotto la pioggia? Si gioca ancora sotto la pioggia. Okay. La cosa più bella.
E quanto siete carichi per oggi pomeriggio che si inizia? Tantissimo. Cosa vi aspettate di imparare questa settimana? Tantissime cose. Tutto. Tante cose. Beh, molte cose di tecnica. Di ritornare da Cristiano Ronaldo. Ah, poi? Tutto. Tutto, cioè. Di più del solito. Ma voi già giocate a calcio? Fate parte di qualche società? Sì, più del solito. Sì, io gioco tutto il giorno. Quindi... Io gioco nel Cometa Azzurra. Okay. Io tante volte, sì, ogni giorno. Io gioco nell'Udine United e gioco più che posso. Ok, giusto, giusto. Allora, siamo giunti al momento fatidico del giocatore preferito dell'Udinese. Bello. Samardžić. Fadelli. Fadelli? Bello, mi piace. Io non tifo Udinese. Ah, Samardžić. Pereira. Pereira. Samardžić. Non tifo Udinese, però Padelli. Anch'io non tifo Udinese, però Padelli. Samardžić e Pafundi. Chi mi vuole spiegare perché vi piace così tanto Padelli? Cioè, ci piace, è un giocatore che è importante per lo spogliatoio, ma non gioca tanto. Chi vuole rispondere? Perché è venuto all'Udine United e ci ha segnato molte cose. Oh, è bello. E allora siete pronti anche per fare un... Forse non ti fate Udinese, ma... tu. E vabbè, tifi Inter, capita. Un bel grido, 1, 2, 3, forza Udinese. 1, 2, 3. 1, 2, 3, forza Udinese! E allora l'allegria... L'allegria dei bambini che arrivano con questi meravigliosi summer camp, ogni anno è un momento davvero, davvero bellissimo. Allora, noi siamo in chiusura, non so se mentre continuano ad arrivarci foto e video dei disastri che ci sono in città, ripeto, domani mattina a partire dalle 8:15 in rassegna stampa vi faremo vedere tutto, non ci sono feriti ma tanti danni, abbiamo visto un sacco di alberi caduti anche nella zona dell'ospedale, dai video che ci stanno arrivando. E chiudiamola qui con gli ultimi messaggi. Spero che lunedì prossimo si potrà presentare, conoscere il nuovo allenatore in modo che si possa iniziare a fare dei ragionamenti concreti. Poi un altro, Berardi, credo che sarà veramente impossibile, però io Sanchez me lo terrei stretto. E poi insomma ci sono domande ulteriori magari che potremmo tenere per lunedì prossimo. Ci chiedono, ma quindi Silvestri che fa? E quindi leggevo di una ricompra dell'Atletico per Perez, ci chiedono, e poi ancora sull'allenatore, perché non Calori, nome che era stato fatto anche prima, insomma tanti messaggi del genere. Basta che lo scelgano, come avete detto voi, entro lunedì prossimo, altrimenti è troppo tardi. Vabbè, insomma, ci auguriamo lunedì prossimo di essere qui a parlare di questo. Saluto il Pomerino, ragazzi, grazie per esservi collegati nonostante il nubifragio e tutto quello che è seguito. Ciao Giorgia, buonasera a tutti, ciao a tutti allo studio. Riprenditi, ciao Giorgia, dalla saluto tutti i nostri telespettatori, saluto tutto lo studio e ricordatevi questo, che si parte dal più 12, grazie Rino e non grazie Roma naturalmente. Adesso facciamo un brindisi perché il brindisi porta sempre bene, lo facciamo sempre solo per voi e chi volesse seguirci, insomma vi aspettiamo qui, siamo a Udine e ci fermeremo ancora mezz'oretta cara Giorgia, quindi se volete siamo qua insomma, è sempre solo forza Udinese, comunque vada. Salute. Va bene ragazzi, buon brindisi, buona serata. Se volessero andare all'aeroporto, però loro due, Toni Kroos mi ha appena comunicato che alle 2:55 da Madrid atterrerà Ronchi delle Giornali. Con Berardi. Con Berardi non lo sapevo. Ma mi raccomando, Rino e Ale, dopo che avete finito la sedicesima birra da mezzo, andate ad accoglierli. Lo prenderemo in giro a lungo per questo. Finché Berardi non arriverà veramente qui e lo ucciderà, ve l'avevo detto. Con Toni Kroos. Va bene, insomma, vediamo a che punto saremo lunedì prossimo, dico solo questo, chi lo sa, vabbè, credo che in questa settimana tra una settimana delle certezze, delle ufficialità ce le avremo, credo che sia così. Molto prima Giorgio, molto prima di fine di settimana prossima, insomma io credo che nei prossimissimi giorni, anche se non si dice, credo okay, che... Ok, non quello che ci martedì, aspettiamo, mercoledì. Perché magari ognuno di noi ha un'idea di quello che si aspetta, ma quello che si augura, non come nome ma come profilo. Parto da Gianluca. Un allenatore con una grande personalità, una chiara idea di gioco che ha... ami cercare e che nel suo passato, che comunque nella sua carriera, abbia avuto come risultato migliore quello di migliorare i giocatori e di essere riconosciuto per quanto bene ha fatto.
tecnicamente e tatticamente, dal punto di vista proprio calcistico. C'è Marco? Bisogno di calcio. Marco? Un maestro di calcio. Uno che sa parlare con i giovani, che insegna a giocare a calcio. È proprio la cosa più semplice di quello che ho detto. Hanno detto tutto loro, perfetti. Quindi personalità e... Personalità e soprattutto un costruttore. Uno. Quindi che Stefano Juric, assemblare... hai detto, no? Io, sai, sognatore, ho tanti sogni, Juric... Però, ma questo è un mio sogno, non l'ho visto quello. Pare che arrivi alle 4. Pare che arrivi alle 4 lunghe delle giornate anche lui, perché ho avuto la fuga aspetta, di notizie. Il Poma ha un'altra indiscrezione. Teniamoci forti prima di andare a dormire, c'è l'ultima indiscrezione del Poma. Giorgia. No, l'ultima, intanto volevo veramente ringraziare tutti i tecnici di TV12 che non si vedono ma sono sempre presenti. In questo caso qua saluto Giancarlo che regia, e in questo caso qua saluto anche Pietro che ci sta facendo una regia ed è ancora tutto bagnato dal nubifragio di prima. Saluto anche tutti gli altri che insomma sono sempre dietro le quinte ma si fanno il mazzo per tutti noi che ci mettiamo la faccia. Comunque vada, caro Marco, stai attento perché se arriva domenico sarà tutta un'altra domenica, quindi stai attento a quello che dici. Va bene, chi lo sa. Domenica, un po' più dei dubbi. Domenica arriverà. Va bene, vediamo un po'. Noi andiamo in onda lunedì, ok? Allora, grazie Poma, grazie Rino. Ciao, salutateci tutti lì. Grazie a Gianluca Lena. Ciao Gio. Continuiamo ciao, a sognare. Grazie, ciao. Ciao e a raccontare le grandi imprese di Julio. Per sempre. Grazie. La memoria storica di Julio. Grazie Marco Taviano. Grazie a te Giorgia. E a Stefano Fontoni, colui che li ha vista in città. Io guardo dappertutto, corro dappertutto. Nulla sfugge all'occhio di Stefano, guardare professionista. Grazie ad Alessandro Surza. Grazie a te Giorgia, grazie a voi per averci scritto veramente in tantissimi. Grazie davvero. Ora, il prossimo Tonight Estate, fra una settimana, speriamo di portarvi davvero in spiaggia e di smetterla di parlare di nubifragi e di vedere davvero quelle serate estive che ci piacciono tanto e a cui siamo abituati, con ovviamente il nuovo allenatore. Ci vediamo fra 7 giorni. Ciao! Estate. Di dove siete? Com'è che state? Ci state bene? Estate. Di dove siete? Com'è che state? Ci state bene? Estate. Di dove siete? Come che state? Ci state bene? Estate.